Ragazzi, Francesco, buonasera. Stiamo cominciando Metal Gear 2. Questa non è, nel modo più assoluto, una intro preparata. È abbraccio, influsso di coscienza. Perché, a differenza dei Souls, a differenza di ciò che abbiamo vissuto in passato, questa saga ha molto a che fare con un'autorialità autoreferenziale, profondamente costruita nel tempo, in ciò che, come dissi alla fine della scorsa puntata, nella chiusura di Metal Gear, sempre vai in un percorso che gira intorno a delle premesse, premesse che costruiscono cause e conseguenze in discorsi che la tua intro, Saido, le tue intro hanno più spesso sottolineato, nell'istinto, nella curiosità, nella prescienza talvolta. Quindi non si tratta di farti vivere momenti preparati ad hoc, si tratta di farti vivere un cerchio, un percorso che a volte non si può tradurre fino a che non si è arrivati alla fine. Quello che accadrà oggi è una opening già vista, già vissuta, senza modifiche, che alcuni nella tua chat, nella mia chat, leggeranno in maniera diversa. Non preoccuparti delle loro reazioni, assimile e assorbi. Siamo ancora nei due videogiochi dell'episodio 0. Trattengo l'emozione in qualcosa che non dovrebbe neanche averne, teoricamente, rispetto all'aspettativa di ciò che ci sarà dopo. Quindi, immagina come la professionalità di un content creator venga schiacciata dall'emozione infantile di un amico che sta per condividere qualcosa. Quindi ragazzi, fate i bravi, ma riempitevi il cuore di ciò che state per sentire. Nel mentre Francesco metterà nel taschino dei suoni. E un giorno torneremo qui. 3, 2, sempre vai. 1. Sigla. Sempre vai. Mi sento così rispettato come creativo facendo le cose insieme a questo ragazzo, gli occhi lucidi, non so cosa ho sentito, non c'entro niente io, perché quella è la mia canzone ma mixata a qualcos'altro, non, tutto potevo aspettarmi meno che questo, non ho capito ovviamente a cosa possa essere riferito, credo sia una traccia di Metal Gear, ma non di questo, perché i suoni sono un po' troppo sintetizzati bene, a meno che non sia una riorchestrazione di qualcosa che sentirò qua. Tuttavia, intanto buonasera a tutti. Buonasera. E buonasera a lei, boss. Sì. E c'era malinconia dentro questa canzone. Non so, non erano le vibrazioni che mi aspettavo da Metal Gear, ma è una cosa positiva.
E ho avvertito un profondo senso di tristezza, appunto, e malinconia che non mi aspettavo potessero venire fuori Che regalo. da Metal Gear. Sono contento. Questa è una cosa che torneremo a discutere tra un anno. Ah, Però, sai, sì, le cose, addirittura. diciamo che torneremo qui tra un anno e le cose si costruiscono dalle fondamenta. E credimi, Hideo Kojima e alcuni echi di content creator quali siamo hanno questa struttura mentale del creare. Quindi sì, le fondamenta sono queste e so che chissà ha assorbito e quello che ti ha provocato mi emoziona, quindi sono contento, molto molto contento. No, 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 credimi, è stata una sorpresa fuori di testa perché pensavo che ci sarebbero state nuove immagini, visto che già 1999 È vero, l'hai mi è notato. saltato all'occhio, visto che è cambiato l'anno, giustamente mi aspettavo di sapere quando fosse l'altro perché non avevo sbirciato nel menu, però ecco, non pensavo che ci fosse anche una musica diversa, quindi molto strano Vero, e vero. molta curiosità per questa puntata numero 4, Eh sì, credo, è la 4 dell'episodio dell'episodio 0. 0. Benvenuto nel mio mondo. Sì, puntata parte 4 dell'episodio 0, secondo me la corretta definizione se È me l'approvi. corretta. Sentite meglio, signori, qui avevo qualche problema Ok, audio lato ok. mio, ma spero si sia risolto. Di là mi sentono bene, sì? Perfettamente, Ok, perfettamente. fantastico. Senti, partiamo già con la visuale del menu, intanto che ti faccio Sono proprio qui a due chiacchiere. seguirti. Ciò che vedi tu, Io vedo io. ho di nuovo un foglietto con degli appunti, sappilo. Magnifico, magnifico. Benissimo. Allora, ti posso chiedere prima di riguardarla la sigla? Perché Oh, ma certo, ma alcuni certo. ragazzi non l'hanno vista, È molto A. importante. E B, la voglio rivedere io in realtà. Ti prego, fammi il 3-2-1 e al cuor non si comanda. E poi ci rivediamo direttamente in menu Certo. e vi faccio e ti faccio un discorso, anzi diversi discorsi o dei punti di riflessione su quello che abbiamo vissuto nell'uno che vorrei Bene. condividere prima dell'inizio del 2. Assolutamente un must per me. Un must. Va benissimo. Fantastico. Allora, 3, 2, 1, arisigla. Mamma mia, potentissima, potentissima. Ribadisco quello che ho detto prima. Super fica, super sorprendente, ma anche sorprendentemente malinconica. E scoprirò probabilmente anche il mood di questa Un storia, passo visto e alla considerato. volta. Eh no, certo, per forza. Io quello che sto cominciando a capire è un po' il mondo di Metal Gear, ma Sì. sono anche sicuro di aver solo grattato la superficie. Però a livello di mood dell'opera, ancora non so nulla, anche perché Assolutamente no. probabilmente neanche Kojima sapeva nulla di quello che avrebbe No, fatto no, in questo non ne aveva momento. la più pallida idea. Diciamo che a livello di temi, sì, a livello di
concept di quello che voleva trasmettere la sua opera, nonostante la giovane età, aveva ovviamente delle radici, ma il momento in cui nasce... Ora tu stai giocando Metal Gear. Stai giocando il progetto Metal Gear. Si parla di Metal Gear Saga da un determinato momento in poi. E ne parleremo. Ok. Non ora. No, no, assolutamente no. Il concetto di saga poi nei videogiochi del pre-anni 90, figurati. Ok, beh, ha senso. Del resto mi dicevi che è stata una sorpresa per Kojima avere la possibilità di fare di un sequel. Esatto. Tra l'altro ho letto un commento molto fico, che consiglio anche a te di recuperare, di un ragazzo che ha avuto la pazienza di raccontare tutta la storia di Konami pre. L'ho letto, Metal meraviglioso, Gear. Magnifico, un ragazzo gentilissimo, ha fatto veramente uno storico stupendo, sì. Ecco, quindi era comunque un periodo già prolifichissimo per Konami, ricevere in quel momento un ok fanne un altro deve essere stato un grande onore per Ma infatti Kojima, una delle cose è finita male. No, esatto, bravissimo, stavo suggerendo questo. È vero che è finita male, ma una delle realtà che a volte portate all'estremo non sono apprezzabili, non fino in fondo, ma che invece rispetto entro dei limiti è il livello di rispetto, indipendentemente da tutto, sempre che un uomo come Kojima ha nei confronti di ciò che Konami ha permesso lui di avere. Cioè, lo startup che lo ha reso ciò che è comunque è stato quella green light, è stato quel verde che da ragazzo gli ha fatto fare XYZ, cioè, comunque è importante. E poi è arrivato dove è arrivato. Esattamente. Bene, cominciamo un po' a far girare le rotelle del cervello, perché io, lo avrete compreso ormai, sono completamente dentro questa storia, già solo dopo un gioco, quindi mi immagino cosa succederà dopo 3-4, sono ottimi. Guarda. E no, più che altro, al di fuori di quello che era il tuo commento sul violin, con il prendere seriamente gli intrighi di questa storia, sì. Metal Gear già da solo testimonia che è fattibile, perché tutte le mezze cose che potevi intuire sullo stato dei fatti poi si traducono in reali rivelazioni. E al solito, non mi voglio ripetere, ma in un gioco dell'87, l'ho detto. Guarda, in un gioco del... sarà il meme della serie, quindi non preoccuparti, lasciati andare, non farlo apposta perché tanto uscirà comunque. Ecco, conta che tutta quella roba del strano che Big Boss sappia un po' tanto di questa base si è rivelato essere un grande indizio intelligente che Kojima dà al giocatore. Insospettabile, sì, esatto. Insospettabile da una parte, ma dall'altra comunque lui semina questo germoglio del dubbio che poi sboccia effettivamente. E quindi se un gioco fa così, io penso, va bene, allora io ti prendo seriamente ogni singolo dettaglio che posso carpire, lo metto da parte, ci rifletto sopra, al massimo sarà un dettaglio non sviluppato. Certo. Detto che in Metal Gear, in quel poco che si poteva sviluppare, si è sviluppato tutto in maniera anche abbastanza profonda e soddisfacente. Quindi comincio dicendoti questo. Abbiamo realizzato qualcosa che insomma era già sospettato nell'ultima puntata, poi nel finale lo abbiamo scoperto definitivamente. Big Boss è contemporaneamente, era si potrebbe dire, ora sì, che abbiamo finito il primo gioco, il boss di Foxhound, sì, quindi della unità speciale militare americana. Unità, sì, speciale, esatto, americana, che doveva fermare il Metal Gear e mettere i bastoni fra le ruote ad Outer Heaven, e il capo di Outer Heaven, quindi verosimilmente l'eroe, mercenario, il soldato stimato che l'ha fondata. Dico verosimilmente perché non ha mai detto di essere il fondatore. Esattamente. Ha detto di essere il capo. Questa è una cosa molto importante. Hai fatto una distinzione che può avere un valore anche futuro. Lui è il leader di Outer Heaven, non necessariamente il fondatore che inizialmente concettualizzò questa nazione libera. È vero, è lecito fare una distinzione, anzi è corretto. Posso solo dire che è un profilo coerente. Molto. Cioè, se Big Boss fosse anche il fondatore, non mi sorprenderebbe, ha tutte le carte in regola per esserlo, perché comunque è un soldato in una posizione di potere e decisionale molto alta, perché è il capo di Foxhound, e quindi metto un segnalino dubbio sul potrebbe essere il fondatore di Outer Heaven. Sia come sia, però, vorrei ragionare con te su un dettaglio, ovvero che prima di sapere che le due figure fossero unite, ti ho fatto la domanda:
dove li prende i fondi Outer Heaven per fare quello che fa? E una delle risposte potrebbe proprio essere la posizione di Big Boss stesso. Big Boss è a capo di un'unità militare speciale americana che probabilmente ha a disposizione tutto quello che desidera per arrivare all'obiettivo. In termini amministrativi si parla di distrazione, è proprio un termine tecnico, quando tu prendi dei soldi che dovrebbero essere destinati a una cosa e illecitamente li porti da un'altra parte. Non vedo improbabile che, avendo delle cimici così grandi da permeare nel ruolo leader di Foxhound, Outer Heaven possa generare moneta barra risorse anche attraverso altri, attraverso la presenza in un qualche modo centrale anche in altre nazioni o in altre realtà che a loro insaputa vengono depredate di, ok? Quindi Chiaro. Non c'è più bisogno di avere Outer Heaven come una realtà che da sola riesce a mettersi in piedi, potrebbe anche farlo avendo un po' delle cellule dappertutto. Outer Heaven sempre di più, Mike, ma questa è davvero una sensazione di pancia che ho solo sulla base dell'uno. Ma devi assolutamente lasciarle andare, cioè sfogale sempre. Outer Heaven è un'idea, ancora di più che una nazione. Perché se riesci ad arrivare a mettere il boss dentro Foxhound, probabilmente non è l'unico, probabilmente non è l'unica cimice, ce ne sono altri, da qualche altra parte che non posso sapere, però chi lo sa, magari qualcun altro ha aiutato Outer Heaven a prendere Madnar da qualunque certo. parte l'abbiano preso, ok? E mi aspetto che sia, ora il parallelismo fa ridere, però un po' serpentina, perché agisce nell'ombra. Beh, non è anche difficile immaginare che un mercenario, quindi un soldato che ha vissuto certe realtà della guerra, possa aver sviluppato contatti non da poco, anche fosse con altri mercenari, certo. Certo. Dall'altra parte voglio però aggiungere un controdettaglio. Mm-hmm. Se hai bisogno di fare il doppio gioco, hai bisogno anche di mezzi non convenzionali per arrivare al tuo obiettivo e un po' da doppio giochisti, appunto. Quindi Outer Heaven, che all'inizio poteva essere presentata come questo conglomerato di soldati super forti e super minacciosi, beh, in realtà non ha le spalle così grosse da poter agire, basta. Deve agire, ma deve anche seminare i propri uomini in giro in punti nevralgici dei nemici. Altrimenti non c'è bisogno che il capo faccia il doppio gioco. Chiaramente. Se hai bisogno che il capo fa il doppio gioco è perché hai bisogno, e questo è proprio layer 1 a livello di lettura, che Foxhound non ti possa sgamare mai. Perché se chi ti deve sgamare, chi ti deve rompere il Metal Gear e anche chi lo costruisce, tu sei più o meno salvo. Ma allo stesso tempo hai bisogno di questo. Non puoi dire che vengano quelli di Foxhound, che me ne fotte, prego, mi troveranno qui con i miei soldati e le mie munizioni e le mie armi e il mio robottone. No. Quindi Outer Heaven non credo che esista da troppo tempo. Sta nascendo, sta creando ora il Metal Gear. Questo è anche effettivamente comprovato, nel senso che lo scopri appunto sì costruito, ma inoperativo, non ancora attivo, che tu distruggi anzitempo a un uso proprio concreto in forma di guerriglia. Non viene lanciata nessuna nucleare, ecco. Giustissimo, che è una domanda che, se ti ricordi, mi feci già qualche live fa. Certo. Perché costruiscono Metal Gear e non sparano direttamente in bocca a Foxhound all'ora 1 di gameplay, appena si rendono conto che c'è un'infiltrazione? Perché ovviamente non possono, il Metal Gear è spento. E poi si può anche fare una discussione delicata sul fatto che in questo contesto l'atomica è una arma di distruzione di massa che fa anche deterrenza, quindi nel momento nel quale ce l'hai, se la usi rischi di essere anche annientato da altri. Bisogna stare molto attenti in questi casi, però sì, certo. È per quello che dico che Outer Heaven in questo momento non può ergersi a terzo pilastro bellico in un mondo che potrebbe essere in guerra fredda. Mm-hmm. Deve agire, ma deve agire nell'ombra. Infatti un'altra cosa che mi chiedo, che è implicita nel mio discorso, è quanto si sa di Outer Heaven a livello di opinione pubblica e quanto è di pubblico dominio l'esistenza stessa di Outer Heaven. Questo credo che potrebbe essere un altro tema trattato da Metal Gear come saga. Noi sappiamo che è un'operazione segreta questa, ma l'esistenza stessa di Outer Heaven esatto. è
pubblica, non è pubblica, se è pubblica c'è una propaganda da parte russa e americana anti-Outer Heaven, sono cose che spero di poter scoprire nel corso dei prossimi giochi. E eccoci un altro della compilation. C'è un altro dettaglio che questa riflessione porta, ovvero il piano di Big Boss non può essere eterno. Big Boss fa due cose, ok? Manda prima Grey Fox qui. E Grey Fox viene catturato, ma al tempo stesso non ferito. Piccola parentesi. Questo porta a due strade, ne imboccherò una solamente da un punto di vista istintivo, perché non posso avere infatti prove. Ne crea assolutamente due scontate, è validissimo. O Grey Fox è colluso. Esatto. Oppure Big Boss è un uomo con dei valori un po' distorti, ma pur sempre con dei valori. E Grey Fox è un suo amico. È una persona che rispetta e che sente di dover catturare, ma di non voler ferire. Big Boss ci tratta come una ciabatta perché per lui lo siamo. Siamo una recluta del cazzo e quindi ci affronta e ci vuole ammazzare senza problemi, anche perché ormai l'abbiamo messo alle strette. Non sappiamo cosa ci avrebbe fatto se ci avesse catturato. Ma magari infatti, avrebbe avuto pietà anche per noi. Quando lo metti alle strette si rivela per ciò che è, sotto anche un punto di vista più universale che non nei confronti di Solid Snake, perché per quanto sia un colpo di autore geniale, specialmente per l'epoca, di metanarrativa, lui comunque parla anche con te, ti dice spegni la console, tu non devi, cioè ce la mette tutta, prova tutti i metodi con la sua conoscenza persino di meta per impedirti di fermarlo. Quindi giusto. Però ecco, non sapremmo mai cosa ci avrebbe fatto se ci avesse catturato, ok? Non ci è riuscito. C'è da dire che una volta ci catturano e non è che ci stessero torturando, però da lì a dire che saremo rimasti in vita, non lo so se è, come dire, una prerogativa. Beh, di non Grey è da Fox. Escludere che una nazione indipendente, che come hai scoperto persino in Metal Gear, viene a modo suo, tra virgolette, abitata da mercenari, abbia magari l'intenzione di provare a coercirti. Cioè dire, guarda che qua non è così male, tu sei un soldato, sta con noi, no? Tra l'altro Outer Heaven, mi viene in mente ora, potrebbe addirittura essere proprio una realtà per i soldati. Cioè, l'ideale di fondo, per quanto assurdo possa sembrare, potrebbe anche essere soldati uniti per noi stessi, non più strumento di nessuno. Siamo soldati, creiamo la nostra realtà. Quindi se davvero questa idea muovesse tra le tante Outer Heaven, beh, allora a maggior ragione, come dici tu, Grey Fox e Snake sarebbero delle risorse da non ledere in alcun modo, anzi, da cercare di portare dalla propria parte. Dicevo comunque, quindi, prima viene mandato Grey Fox, che per qualche motivo fallisce, poi veniamo mandati noi, palesemente per fallire. Siamo delle reclute, siamo una risorsa non solo spendibile, anche difficilmente capace di arrivare in fondo a una quest difficile come entra in una base e butta giù un'arma nucleare. Quindi è palese che Big Boss ci mandi per fallire, ma questo nel grande schema significa guadagnare tempo. Assolutamente sì, ma infatti non può andare avanti in eterno, capisci? Esatto. Big Boss non può tenere questa maschera per sempre, perché alla nona missione fallita c'è un problema. È assolutamente corretto, tanto che in realtà probabilmente forse le cose sarebbero cambiate una volta che il... Ora te lo posso dire perché è un dato quasi extra che però ho voluto inserire nella opening e non serve più che rimanga un mistero. Una volta che il... non posso ancora dirtela questa. Però il Metal Gear TX-55 si attivasse. È il nome in codice, diciamo, il nome del modello. Quel Metal Gear non era ancora operativo al punto da poter lanciare atomiche, probabilmente. Quindi è vero, prendere tempo non è una cattiva idea. È un prendere tempo fino a che, come tu spiegavi prima, il Metal Gear si accende e a quel punto abbiamo l'arma nucleare, adesso fermi tutti. Ora noi possiamo parlare, visto? Calma ragazzi, esatto. Il che però continua a supportare l'idea che Outer Heaven
in questo momento sia una realtà nascente che ha bisogno di mettersi in piedi. È un bebè che a un certo punto deve smettere di gattonare, e allora dobbiamo prendere tempo, dobbiamo avere delle spie, dobbiamo avere dei mezzi per cercare di contenere chi ci vorrà contenere e distruggere, fino a che potremo smettere di fare questa cosa, mandiamo il nostro robottone bipede in giro, e a quel punto sti cazzi di avere le spie e di mandare le reclute a fallire prendendole per il culo. Abbiamo le testate nucleari che arrivano ovunque con un robot che cammina ovunque. Esattamente. Ecco. Quindi, in definitiva, questa riflessione porta alla conclusione del sono sempre più curioso di scoprire Outer Heaven, perché è l'enigma più grande e affascinante per ora della serie. Perché esiste una nuova realtà politica e ideologica nel mondo? Cosa sostiene? Da che parte sta? Contro cosa sta e chi sta? Chi l'ha fondata, in che momento è stata fondata, sulla base di quale esigenza e come è arrivata a posizionare, per esempio, un uomo come Big Boss dentro Foxhound. E... perché può andare anche al contrario. Potrebbe anche essere stato di Foxhound prima e poi... Certo, ma esatto, ma infatti le opzioni... Una volta che si osservano i punti di riferimento narrativi che ci vengono dati, persino in un gioco così, tra virgolette, ma neanche troppo, preistorico, stravolgono, perché dici, aspetta, tutte queste domande possono essere fatte già adesso. E mi permetto, cosa che è talmente rara all'interno, non del medium, non del medium, dei media, è talmente rara all'interno dei media che non voglio trattenerla e anzi, appunto, non accadrà spesso, quindi vale la pena farlo, mi permetto di continuare a sottolineare la stuzzicata del fatto che non esiste un solo concetto interrogativo che ti sei fatto che non avrà una profonda, completa risposta. E non in forma Souls. Ok? Che bellezza. Che bellezza. Cioè, ogni cosa. Io ti garantisco che se tu mai faccia una domanda che non ha risposta, me la segno e te la faccio notare. Ma non succederà. Io, ripeto, mi sfrego le mani perché... Sì, puoi farlo. Puoi farlo, senza pensare che ci sia una iperbole o esaltazione. È esaltazione della scoperta, cioè ormai passata la parte nostra, del fatto che questo che ti sto sottolineando è vero. Quindi sì, sfrega. E non trovo fermarti. Pane per i miei denti e sono contento. E ultimo elemento che volevo insomma sollevare all'attenzione di tutti è: abbiamo trovato tanti altri soldati lì dentro, speciali, al di fuori di chi fa la guardia alle porte, intendo Shotmaker e compagnia cantante, ok? Sì. Quei soldati lì potrebbero essere provenienti da qualunque esercito a questo punto. Cioè, potrebbero essere delle persone non tanto allenate e divenute ciò che abbiamo scoperto dentro Outer Heaven, ma delle risorse esterne, proprio come Big Boss, che a un certo punto sono entrate dentro Outer Heaven. In altre parole, Outer Heaven, mi permetti, Machine Gun Kid, bravissimi tutti loro, facendo un esempio stupido, praticamente Outer Heaven nel Super Smash Bros. Ultimate di tutti quanti i soldati più forti del mondo. Sì, ma potrebbe... l'idea del fondatore. Seguendo le tue speculazioni e non dando peso maggiore uno all'altra, da quel che abbiamo discusso potrebbe anche essere un luogo di diserzione. Cioè tu diserti, ma guarda che c'è il paradiso esterno in cui puoi entrare, no? Cioè, è lì. Scappi da un paese o da un sistema e dici, ma là c'è Big Boss. Cioè, una cosa del genere. Può funzionare. Come incipit. Vero, anche se questa cosa che hai detto mi va un po' in conflitto con l'eroe che l'ha fondato. Quindi, piuttosto che gente che diserta, disertare non è mai onorevole, al contrario penso sia un'unione di gente che si è distinta, capito? Cioè, la sensazione che mi dà è opposta. Outer Heaven è la creme della creme. Perché noi dobbiamo servire un padrone quando possiamo servire un'idea? Ti sto per dire però una cosa delicatissima. Una cosa che riguarda una macroscopia talmente grande del discorso fatto che è veramente, veramente presto. Però... hai toccato le corde per spingermi a dirlo. Va bene, hai ragione. Immaginiamo che
ci sia la creme della creme al punto da avere questa sorta di boost di, non chiamiamolo ego, ma chiamiamolo libero arbitrio militare, mm-hmm. di dire, ma perché dovrei servire? Sono così fico. Va bene, d'accordo, ma c'è una parola che non hai messo in una ricetta molto esplosiva e che nell'argomento è di enorme peso, ossia patriottismo. Cioè, va bene, sei molto fico, ma magari sei fico e fedele alla patria. Perché scappare in un posto con un tizio, eroico che sia, è delicata. Cioè, aia, e che si fa? Qui the plot thickens. Forse proprio perché si spinge sull'idea di non essere rappresentati da. È vero, hai ragione. Certo, un soldato per definizione, se si è arruolato, crede nella bandiera che serve, che supporta e che difende. Mm-hmm. Tuttavia le cose cambiano, soprattutto in tempi di propaganda e di ideologie contrastanti che mostrano il fianco a facili e in realtà corrette critiche da ambedue i lati. Quindi non so, forse sono condizionato dalla idea che mi sono autoimposto della, allora, guerra fredda cosa, con un terzo polo. Esatto, questa cosa. Però se ci fosse sto terzo polo, è anche una pippa mentale super interessante. Mm-hmm. Che Kojima può essersi fatto e che trova la mia curiosità. Cioè, ma se ci fosse stato un terzo polo durante la, sì, guerra fredda, cosa, sì, sarebbe successo e cosa avrebbe sostenuto? Chiaro, guarda, ti dico una cosa molto importante. Per ora tutte queste introduzioni non sono mai troppo, sono tutte stupende, ma siamo talmente presto nel discorso, in the discourse, che è naturale che accada. Ma in questo modo si nota anche una maturità diversa del concetto stesso di veteran, che è incredibile, per me è stupendo. È normale che accada il, che so, legno, titanite e chimere. Nel senso, tu ti agganci a un concept iniziale che ti ha creato una scintilla di interesse e serve qualcosa per valorizzarlo, validarlo o confutarlo e portarti, certo, altrove. È troppo presto, certo. Quindi per ora è stupendo. Rispondo anche ai ragazzi, ovviamente questo discorso non vale per i mercenari, ma non possiamo dare per scontato che chiunque dentro Outer Heaven sia mercenario. Cioè, sappiamo che ci sono, perché vengono citati dal manuale, sì, ma detto che potrebbe essere Mercenarilandia da ora per sempre, non possiamo dare per scontato che l'intero insieme di ranghi militari di Outer Heaven sia composto da soli mercenari. Mm-hmm. E quindi il discorso fatto vale per tutti questi altri casi. Devo poi necessariamente dirti che, mentre parlavamo, ho guardato l'immagine che è qui davanti a me. Certamente. Quella di Metal Gear 2 Solid Snake. Ed è piena di informazioni. Perché il Metal Gear è all'esterno, quindi per qualche motivo comunque sta funzionando. Non possiamo sapere se sia in grado di lanciare testate nucleari al momento, di certo non se le lancia sui piedi, quindi non lo so, potrebbe essere come non, c'è un veicolo che va a fuoco, quindi è possibile che in Metal Gear 2 il Metal Gear si attivi e non magari sul finale, potrebbe anche succedere di lì a poco. Il che significa che non era l'unico, perché l'abbiamo distrutto noi. Sì, ma poi comunque come staple di aumentiamo i rischi, se in Metal Gear hai il boss trappola puzzle, ci sta che nel sequel te lo facciano magari muovere, in cui dici, merda, ora è più dici, pericoloso. Il boss è lui, magari è sì, il Metal Gear. Magari di nuovo il Metal Gear, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se c'è da dire che il boss finale di Metal Gear è stato Big Boss stesso. Vero, vero. E quindi potrebbe di nuovo essere un umano. L'altra cosa che salta all'occhio è che c'è una donna. Sì. Che credo sia un militare, da come è vestita. È una donna bionda. Non mi dice niente perché non credo di conoscere personaggi di Metal Gear, quindi non so se no, è un personaggio, certo, ricorrente o se è un PG solo di questo gioco qua. Ma c'è una donna con Snake e Snake sta sparando al Metal Gear. Quindi, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere la fight finale, o quasi. E immagino quindi che ci sia un personaggio in più. Ciò detto, ti direi,
se sei d'accordo che posso leggere l'incipit, che ancora non ho letto, quindi potrebbe anche andare contro tutto quello che ho detto. Ma il bello è quello, il bello è quello. In questa avventura, Solid Snake, pausa di riflessione, ha abbandonato l'unità speciale Foxhound e vuole chiudere i conti con la sua nemesi storica Big Boss, che sappiamo essere vivo. Esatto. La storia ruota attorno agli eventi dei disordini di Zanzibar Land. Zanzibar è sempre in Africa. Mm-hmm. Zanzibar Land però non esiste. Esatto. E quindi è un'altra realtà inedita, originale di Metal Gear, presente, immagino, in Africa. Attraverso una narrazione sempre più avvincente, svela i motivi dietro alle scelte di Big Boss, quindi immagino quella di servire o addirittura creare Outer Heaven, Godo, bellissima premessa questa, e affronta il tema della progressiva marginalizzazione del ruolo dei soldati. Boh. Metal Gear 2 è uscito nel 1990. Nel 90, quindi 3 anni dopo. Sì. Me lo segno. Marginalizzazione del ruolo dei soldati? Beh, in parte va contro quello che ho detto, nel senso che, benché la prima parte, il primo segmento non mi sorprende troppo, il secondo mi suggerisce due cose. La prima è che il Metal Gear a questo punto non sia pilotato. O comunque può anche essere pilotato, ma basta una persona sola. E quindi il Metal Gear, facendo il lavoro di 170.000 soldati, rende i soldati marginali. Due, strano, in un luogo che ho definito poter essere il paradiso dei soldati, i soldati perdano utilità. D'altra parte, qui entriamo veramente in un mondo nel quale potrei davvero speculare all'infinito. Cioè, sì, qua effettivamente davvero, se fosse un'opera di Sayama, ti direi che i soldati stanno combattendo per la libertà dei soldati e per creare un mondo nel quale la guerra si fa solo con le macchine. Carino. E stiamo andando Matrix a quel punto, e capisci? Perfettamente, ma è tutto oro, davvero. È bellissimo sentirtelo dire. Concordi con me che la premessa è, certo, non solo affascinante, ma anche... È il contrario, Saido. Bellissimo, adoro, che meraviglia. Creato dai soldati... La marginalizzazione è quella che non vogliono. Che opera verso una marginalizzazione del ruolo dei soldati. Guarda, leggere questa sinossi è stupendo, proprio perché ovviamente è postuma e nasce da questa collection... Che certo, però valorizza in maniera veramente speciale tutto il classico discorso. Merda, ma è il sequel di un gioco per MSX2 del 90. Addirittura argomenti di questo tipo. Ma tu hai già percepito in quell'embrione del ventenne che cosa si nascondeva. A quanto pare, come ti dissi, questo sequel per lui è stato molto importante. Considera che una delle cose a cui più tengo nella tua esperienza è che tu, come tra l'altro appunto sarai perfettamente in grado di fare, con grande cuore, è il vedere anche tanto il videogioco. Perché devi pensare a Metal Gear e poi vedere Metal Gear 2 e dire che passo è stato fatto qui in un sequel per la stessa console di quell'epoca storica, con, ricordiamoci anche una cosa importante, l'ultima cosa che dico in quanto boss in questo momento è più generale sul medium, una delle cose più insospettabili per chi magari ha un pensiero istintivo e non ci riflette molto sopra del gaming moderno, quando si parla di generazione videoludica, ok, questa ragazzi è una pillola importante per tutti, quando si parla di generazione videoludica spesso si cade nella trappola di dire, beh certo, basta pensare ai bit delle vecchie console oppure alla scheda grafica o all'engine nuovo e così via, la nuova tecnologia di AI. No, la generazione videoludica è importantissima nella sua specificità temporale, anche a causa dei videogiochi che sono usciti prima del suo inizio, perché lo sviluppatore, la cultura del developing, tutto l'ecosistema del game design cresce anche grazie alle fondamenta di chi è arrivato prima, che viene studiato, visualizzato, migliorato ed evoluto. Quindi, nel 90,
non c'era molto alle spalle. Mentre adesso è normale che molti videogiochi, anche a basso budget o con strumenti di sviluppo più semplici, comunque sembrino più brillanti, più, diciamo, validi, più intelligenti in certe conseguenze. Non tanto perché, beh, la MSX aveva poco computing, no, anche solo per la storia di quello che è diventato un certo livello di game design. E questa è una roba importante, eh? No, no, ma infatti è evidente che Metal Gear riuscirà come serie, come veteran, anche a insegnarmi come il medium si è evoluto attraverso la visione autoriale. Mm-hmm. Questa, mm-hmm, secondo me è una grande mission, sì, di questa saga per me, come creativo che vive nel mondo dei videogiochi. E già solo questo primo ha fatto un po' di scossone nella mia testa. E infatti una delle grandi curiosità di oggi è, mm-hmm, proprio vedere Metal Gear 2, che cos'è. Che figata, che figata. Da un punto di vista ludico. Mm-hmm. Eh sì. Sì, 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 sì. Bene, bene. Vuoi il manuale? Sì. Diamo un'occhiata al manuale. Allora, seleziona gioco, giusto? Sì. Andiamo su Metal Gear 2, andiamo su italiano e andiamo a manuale online. Eccoci ok, qua. Non abbiamo scritte stavolta. Mm-hmm. Però l'art è più estesa. È più estesa. Sono anche degli, sì, elicotteri. Il Metal Gear è pienamente in funzione. Il terreno non particolarmente strano, mi sembra una foresta. Sì, è una foresta. Sì, sì, sì. Sì, sì, una foresta. No, ormai c'ho questo tarlo del può camminare ovunque. Certo, certo, certo. Vedremo, vado avanti. Eccoci qua. Con, dai, ti ricordo l'incubo, eh? Sì. Ricordamelo, cosa allora, devo fare? Levetta destra è D-pad. Quindi, ok, eccoci qua. Vai pure su e storia. Vado su storia. Sì. Az godo. La distensione delle relazioni tra le superpotenze. Oddio, go. Oddio, go. Ok, 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 scusatemi, 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 chiamo, oh, eccomi qua, eccomi qua. Ma che non ti faccio aprire il manuale. La distensione delle relazioni tra le superpotenze, Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, e l'attenuarsi dei conflitti locali, beh certo è caduto il muro, il gioco è uscito nel 90, sì, anche per Kojima è caduto il muro. E l'attenuarsi dei conflitti locali, ormai prossimi a una risoluzione, ha condotto il mondo verso un nuovo equilibrio. E di conseguenza, aggiungo io una cosa, la marginalizzazione del ruolo dei soldati potrebbe avere anche un significato inverso. Ovvero, non si combattono più guerre, stiamo andando verso un mondo di pace. Detto che potremmo aprire un'enorme parentesi su questa cosa, non l'aprirò almeno oggi, perché esistono le guerre di pace. Ma... mm-hmm. Arriviamoci, ok, vediamo se poi Metal Gear andrà anche verso la direzione delle guerre di pace, del portare la democrazia dove non c'è. Mm-hmm. Potremmo veramente parlarne tanto. Giunti alla fine degli anni 90, la minaccia di una guerra nucleare sembra ormai appartenere al passato e il XXI secolo si affaccia su un orizzonte di stabilità. Scusate se mi prendo del tempo, mm-hmm, per andare avanti, però porca puttana, lui sta roba l'ha scritta prima del 90, perché poi è uscito, sì, nel 90. Sì. Non so dove vuole andare a parare, ma è... forse Death Stranding non è l'unico gioco con il quale ha previsto un po' di cose. No, ma figura... no! Cioè... ma guarda, prima... Kojima, anticipare i tempi, ma figurati. Tuttavia, alcune fazioni non vedono di buon occhio la ritrovata pace. E in Medio Oriente si addensano nubi minacciose. Beh, una di queste fazioni potrebbe essere Outer Heaven. Mm. Dopo la conquista del potere, cioè, detto che Mike, ovviamente non è che vedono male la pace, mi sembrerebbe un po' forzato pensare, vediamo male la pace perché siamo soldati, ci piace sparare. E in realtà, se tu affermi una cosa del genere, è perché non sei contento dello status quo politico ed economico che si sta cementificando nel mondo in pace, quindi insomma è una affermazione che io prendo con un layer di complessità maggiore rispetto a i soldati vogliono avere le armi e usarle, ce la fai, marginalizzazione, sai, per ora la interpreto così. Dopo la conquista del potere da parte dei militari, a Zanzibar Land,
una piccola nazione medio orientale incuneata tra Unione Sovietica e Cina, ha avviato una campagna di incursioni in tutto il mondo, attaccando depositi di armi nucleari prossime a essere smantellate e impossessandosi di quelle ancora operative. Non parla di Outer Heaven, però. No, parla Outer Heaven è stata militari. Distrutta. Sì, sì, però dico, qui conquista del potere sì. da parte dei militari, quindi ci sono dei militari che hanno fatto un colpo di Stato. Mm-hmm. E hanno conquistato Zanzibar Land, che però è una nazione preesistente, a quanto intuisco, rispetto alla conquista militare. I militari l'hanno solo conquistata, ma non l'hanno creata, non l'hanno rinominata. Mm-hmm. Per ora, da quello che si intuisce qui. Quindi, ha avviato una campagna di incursioni in tutto il mondo, attaccando depositi di armi nucleari, che giustamente vengono smantellate, perché poi ognuno fa il suo gioco per giustamente garantire la pace agli altri, e loro invece vogliono assorbirle. Quindi vogliono che le armi nucleari, che ormai non minacciano più un mondo prossimo alla pace, siano invece ancora nelle mani di chi evidentemente le vuole usare. Dopo essere diventato l'unica potenza nucleare al mondo, ammazza, il regime ha, siamo andati avanti con questo Metal Gear 2, ok, il regime ha iniziato a invadere le nazioni confinanti. In un mondo denuclearizzato, Zanzibar Land e il suo arsenale rappresentano una spaventosa minaccia. Lo spettro di una guerra nucleare, sì, ha senso unico, aggiungo, se sono denuclearizzati gli altri, riprende ad aleggiare su un mondo che aveva rinunciato alle armi atomiche. La premessa comincia a distanziarsi abbastanza dal mondo reale, che va benissimo, perché vuol dire che crea un equilibrio tutto suo, nel quale praticamente questi militari sfruttano il desiderio di pace di un mondo che è stato inginocchiato da due guerre, una delle quali è terminata con il nucleare, e sfrutta la paura che le genti hanno del nucleare per impossessarsene e divenire appunto l'unica potenza a poterlo sfruttare. Vedremo se nel corso degli altri Metal Gear però questa denuclearizzazione è effettiva e totale oppure no. Mm-hmm. Le risorse petrolifere del pianeta, che si stimavano sufficienti per altri, minchia, ma andiamo deep, va bene, per altri 30 anni, si stanno inoltre esaurendo molto più velocemente del previsto. Ma guarda, Kojima, sì, senza una fonte di energia alternativa e sicura per sostituire il petrolio, presto il mondo si troverà sull'orlo di una grave crisi energetica. Tra l'altro, da capire se il nucleare è utilizzato nel mondo di Kojima come risorsa energetica oppure no. Nel mezzo di queste tensioni, un biologo ceco, il dottor Kyo Marv, scopre un microorganismo, una microalga, denominato, subito nel mio taccuino, Oilix, in grado di raffinare il greggio portandolo ad uno stato altamente purificato. La scoperta crea nuove tensioni in tutto il mondo e mentre è in viaggio dalla Repubblica Ceca agli Stati Uniti lo rapiscono 10-10 per partecipare a una conferenza. Il dottor Mab ovviamente viene rapito dalle forze di Zanzibar Land. E certo, perché loro possono avere anche le macchine. Mm-hmm. Se domani non le accendono, i figlioli non hanno risolto niente. Un nuovo microorganismo, una microalga. Sì. Ecco da dove ha preso i vermetti il fra. Death Stranding, vabbè. Forte del suo arsenale nucleare, Wolbachia, Zanzibar Land sembra ormai in grado di imporre la sua supremazia militare. Il destino del mondo finisce per ruotare attorno al controllo di un microorganismo di alcuni micron. Aggiungo, scenario futuro non così improbabile. Quindi, sì, Solid Snake, l'ex membro di Foxhound, riceve una missione top secret. E la domanda 2 che mi faccio io è: da parte di chi? Vero. Chi è che lo assolda? Non me lo dice, probabilmente, il manuale. Gli ordini: infiltrati da solo a Zanzibar Land per liberare il dottor Kyo Marv. Salva il mondo dalla minaccia di una guerra nucleare. Allora, Mike, premessa incredibile, super dettagliata, che mi fa pensare che Zanzibar Land sia comunque un vomito di Outer Heaven. Ci starebbe. Cioè, le persone che stavano creando Outer Heaven
sono le stesse che adesso prendono il controllo di Zanzibar Land e sull'orlo di una crisi anche energetica rapiscono questo dottore cieco Kyo Marv, e quindi il secondo dottore cieco. Mm-hmm. Perché anche l'altro lo era, vero? Sì. Cazzo, bravi. ma un è sacco un posto, di cose, esatto. Signori. E quindi hanno praticamente un controllo quasi assoluto, come dice il manuale, perché non solo hanno la supremazia del nucleare, ma anche quella energetica. Di fatto, questa Zanzibar Land è prossima, senza l'intervento di Snake, a mettere in ginocchio il mondo intero. Sì, sta per ottenere un vantaggio, appunto, nascente quasi da un cheat, una scoperta magica. Sono molto curioso di sapere chi serve Snake questa volta. E tra l'altro il nome completo è Solid Snake già da adesso. Sì, è Solid Snake già da adesso. Me lo segno. Sicuramente vorrà aiutare chiunque lo assoldi, perché messa in ginocchio Outer Heaven puoi mettere in ginocchio anche Zanzibar Land. E in tutto ha questo, dimostrato di essere estremamente competente, sì. Sì. In tutto questo il Metal Gear, grande differenza, non viene mai menzionato nell'incipit rispetto all'uno. Già! È implicito che magari il Metal Gear sia il veicolo attraverso il quale sparare tutte queste armi nucleari, queste bombe che stanno depredando in giro. Però non è... Non è citato. L'incipit, esatto. Perché il punto è che stiamo andando ancora più alla radice. È energetico il problema. È l'Oilix adesso che fa paura. E quindi il controllo su questo microorganismo. Meanwhile, altri videogiochi negli anni 87-90. Piu, piu, piu. Spadin, spadin. Esatto, esatto. Sì. È vero, è vero. Comunque, da questo incipit, mm-hmm, avverto che Kojima voglia andare in grande. Sì, aveva... Cioè, l'ha sparata veramente al punto da renderla noiosa, magari, esatto. No, 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 noiosa un cazzo. Però, no, noiosa per niente, ho goduto dall'inizio alla fine. Però, qui c'è world building. Sì, questo è world building. Cioè, non che prima non ci fosse, però prima era molto lasciato al mistero. Mm-hmm. Qui ti sta dicendo le cose stanno così. Sì. Gli equilibri sono questi. E però, allora, io... Poi cominciamo a giocare, ve lo giuro, però... Ma questa è la prima intro e diciamo che funge veramente da piedistallo e fondamenta del futuro, quindi ho accettato con enorme gioia il fatto che si sia arrivati a questo punto di durata e mai in realtà ridondanza. Cioè si è detto tutto in una linea continua di figata, quindi sono contento. Mamma mia. Credo, mm-hmm, e lo dico con un certo brivido. Sì. Perché sappi che è un tema molto serio. Proprio anche filosoficamente, credo che questo gioco voglia parlare del valore della pace, questa saga. Questo inci... No, scusi. Ok. Ok. Devi finire. Credo che questo gioco voglia parlare del valore della pace. Ripescando sempre il mio storico e quello che ho fatto nella mia vita quando ero ancora studente e non content creator, mm-hmm, forse tre quarti dell'esame di filosofia del diritto riguardano il valore della pace e come questo è a volte è usato anche per ottenere certi risultati e veicolare certe idee. E qui è evidente perché la forza di Zanzibar Land, mm-hmm, ancor prima che militare, brutale, tattica, sì, strategica, è il non rinunciare alla guerra, nonostante la paura dei due conflitti mondiali precedenti. Il mondo è in ginocchio, il mondo vuole trovare un accordo, vuole smettere di rischiare la distruzione, loro no. E torna poi però la domanda ancora più grande: perché? Qual è il motivo per il quale questo gruppo di soldati è ancora disposto a perdere? No. È un what if grosso. Enorme, sì. È molto serio.
molto bello che tu ne percepisca il peso. Beh. Sta tutto duro, andiamo, va bene, devo guardare altro? Solid. Beh, prova. Sono tutto solid. Vai... Sono tutto in 3D, Mike. Vai avanti, vediamo un po' le altre pagine, se te, se te lo concedono, perché questo sistema di comandi è blasfemo. Pagine. Come no? Avanti. I comandi, va bene, va bene. Guarda un po'. Andiamo a Codex, sì. Durante la partita, oddio, Holly, forse è Holly la tizia, oddio, spoiler. Premi Pippi, come si chiama quel tasto, Mike? Rettangolo. Sarebbe il select del pad Xbox. Non vale, fratello mio, certo, è che il select del... Ma options, come si chiama? options. Si chiama options, ok. Sì. Non premi... va! Cioè, il select, la levetta, io... no, L3. Ok. No, esatto. Options. No, share è quello di PS5, ragazzi. Esatto. Questo è il Pip. Si sembra un po' un picture in picture. Options, va bene. No, options e start, dicono. Ah. E mo che fa? Share pure questo? No, non ci credo. No, ma start, cioè, options a sinistra e start a destra, ragazzi. O il controllo, scusate, no? Sì. No? Aspetta, comandi. Aspetta, aiuto, sono apparsi dei personaggi. Non lo dice, come si chiama? Non lo dice. Va bene, non devi, non serve che tu veda altro comunque a parte questo. Ok, premi rectangle durante la partita per attivare la modalità codec. In questa modalità l'azione verrà messa in pausa e i nemici non potranno individuarti come nell'uno. Esatto. Modalità codec, premi pulsant a sinistra o a destra per sintonizzare la frequenza. E ok, come all'inizio, però insomma la veste grafica è molto... più ricercata. A voglia. Guarda gli sprite dei volti. Cazzo, Snake incazzato nero in questa. Sì. Di là è un ragazzino qua. Tempratissimo. Sì, incavate nel viso. Se hai già parlato con qualcuno in precedenza, premi L verso il basso, che è come prima. Seleziona chi vuoi chiamare, quindi premi A per avviare la conversazione. Se qualcuno proverà a contattarti, in alto a destra dello schermo verrà visualizzato il segnale chiamata. Attiva la modalità codec per rispondere. Ok. Non scrollo giù. Ho visto dei personaggi. Quelli puoi goderteli giocando. Ok. Poi in caso, se sei, andiamo a vedere cosa accadrà tornando a leggere, ma per ora cominciamo la partita. Va bene. Dicono che si chiami View Button. Incredibile. È un po' come croce, cioè. Mi rifiuto, sì. Però va bene. Avvia gioco. Ah, bene. Sì, fermi che ora mi farà laggare tutto. Perché ovviamente. The stream has ended. Va bene. Tu non lo vedi? Non vedo più niente. Vabbè, mo te lo condivido. Thank you, Konami. No, quando parte il gioco emulato da MSX va tutto a puttane. Riandrà a puttane nuovo. Sono pronto. Aspettate, abbiate pazienza. Rimputtanerà un pochino. Devo dare lo schermo a Mike. Senti che musichetta. Lo vedi? Sì. Ora ci siamo, ora non lagga più. C'è una opening. Capito? Cioè boh. Aspettavo che la vedesse. Non l'ho mai anticipata questa cosa. Ve lo immaginate Kojima in studio e facciamo anche la sigla, cosa? Signore, che cos'è una sigla? Cioè, guardalo. Però quante robe che ha il Metal Gear. È vero, le Veteran Run non si sono inventate un cazzo. Alzo un po'. Vai. Ha ha ha.
No. Eccolo! Eccolo! Tra l'altro anche solo il ruolo mechanical design in un gioco nel 90 è mostruoso. Senti che bella. Sì. Rieccolo. E si tratteneva molto. Azz, che pixel art, signori. Sì. Pronti. Aspetta, cosa sta succedendo? Alla fine degli anni 90 il mondo sta attraversando un periodo di pace e stabilità. Devo premere A per andare avanti? No, ok. Le relazioni tra le superpotenze che si erano confrontate durante i lunghi anni della Guerra Fredda si sono normalizzate e i conflitti locali sono stati conclusi pacificamente. La minaccia di una guerra nucleare sembra un incubo appartenente al passato. Tuttavia, c'è chi non desidera la pace. Nel Medio Oriente, l'atmosfera si fa sempre più tesa. Ecco le sigarette. Una giunta militare prende il potere nello Zanzibar Land, una piccola nazione confinante con l'Unione Sovietica, la Cina e alcuni paesi medio orientali. Lo Zanzibar Land attacca i siti, posti in diverse aree del mondo dove vengono smaltite le armi nucleari, entrando in possesso degli ordigni non ancora distrutti. Lo Zanzibar Land diventa così l'unico paese al mondo dotato di un arsenale nucleare. E forte del suo immenso apparato bellico, comincia a invadere le nazioni nemiche. Dopo aver rinunciato agli armamenti nucleari, il mondo cade nuovamente sotto la minaccia di un conflitto devastante e a senso unico, come ho detto prima. Mm-hmm. Nel frattempo, le riserve mondiali di petrolio, che sarebbero dovute durare almeno altri 30 anni, si esauriscono improvvisamente e inaspettatamente. Senza una valida alternativa al greggio, il mondo deve affrontare una crisi energetica senza precedenti. Peraltro continuano ad avere degli uomini interni alle altre realtà se riescono in questo modo a fottere tutta la roba nucleare insieme. In queste drammatiche circostanze, il dottor Kiyomarv, un biologo cieco, annuncia di aver sviluppato Oilix, un microrganismo in grado di produrre petrolio tramite un processo di sintesi. Questa scoperta aumenta il livello di tensione nel mondo. Mentre si accinge a partecipare a una conferenza scientifica negli Stati Uniti, il dottor Marv viene rapito da alcuni agenti dello Zanzibar Land. Anche qui, avendo intelligence su dove si muovesse, come e perché, nonostante probabilmente fosse scortato. Guardalo che figo. Sì. Grazie al suo arsenale nucleare, al segreto di Oilix, lo Zanzibar Land è sul punto di ottenere il controllo militare sull'intero pianeta. Mi torna. Un minuscolo microbo, lungo appena pochi micron, sta per cambiare il mondo per sempre. Eppure Snake.
Tu guarda anche particolare... solo la presentazione rispetto a Metal Gear 1. Cioè... No, ma non solo. La presentazione, punto, è quello che stavo dicendo. Cioè, particolare che Kojima volesse raccontarti questo incipit non solo nel libretto di istruzioni. Ah, esatto. Ma anche nel gioco. Sì. Vai. Inizia il gioco. E perdonatemi ragazzi, una domanda, visto che vedo che ne state discutendo in chat. Qui sono ignorante. Sintetizzare il petrolio e raffinare il greggio sono due cose effettivamente diverse, perché sintetizzare il petrolio in soldoni sarebbe crearlo. Cioè, qual è la differenza tra le due cose? Io mi fermo alla biologia, ragazzi. Non so se tu, Mike... Purtroppo puoi... no. Sì, mi manca cultura a riguardo. È molto affascinante, ma... Ecco, ok, sarebbe quella la differenza. Quindi nel libretto di istruzioni è coadiuvante per un processo di raffinazione. Invece di qua pare crearlo da zero. Quello che dovresti estrarre e che invece viene generato. Mm. Ok, grazie. Capiamo allora quale delle due... Cioè, qual è più attendibile, secondo te, Mike? Il libretto di istruzioni o questo? Guarda, secondo me il libretto di istruzioni è più completo. Ok. Però non è una cosa da veteran questa, eh. Nel senso, non, okay, non prendiamola come set in stone. Va bene, va bene. Originale. Originale. Certo. Oh, lo stemma di Fox Sound. Sì. Eccomi qua. Pronto? Ah, la musichetta del menu è quella del codec di Metal Gear 2? Mm-hmm. Cos'è il sottofondo che c'è nel menu? O forse del livello direttamente? 140.85 è la frequenza di sto ragazzo. Qui è Snake, ho raggiunto il punto di infiltrazione. Campbell. Sì, Campbell. Snake. Sergente Campbell, colonnello Campbell, boss Campbell, generale Campbell. Snake, sei puntuale, come sempre, quindi si conoscono. Sì. Bene, iniziamo. Diamo il via all'operazione intrusione F014. Però perché ho visto il logo di Foxhound? Io non faccio più parte di Foxhound. Forse è un'operazione Foxhound, ma io sono esterno, sono un mercenario per Foxhound adesso. Potrebbe anche essere questo, eh? Se no perché ho visto il logo? Questa volta non è più N313, ma F014. Sì. O FO14, però credo sia uno zero. È zero, uno zero. Ripassiamo la lezione. La tua missione è penetrare nel territorio dello Zanzibarland e recuperare il biologo cieco, Kyo Marv. Snake, ti abbiamo fornito un nuovo modello di sensore che ti permette di rilevare la presenza di altri individui. Oddio, figo. Prova ad attivarlo. Ricevuto. È acceso. Guardalo. Cioè. Tu non puoi vedere la mia faccia in questo momento. Che la vedrò. È la mappa. Sì. In tempo reale. Sì, ma... resa parte degli strumenti elettronici, sì, di Snake, ok? Ricevuto, è acceso. I puntini bianchi presenti sul radar indicano i nemici, mentre quello rosso sei tu. Il radar mostra rilevamenti di altri sensori che indicano le posizioni di altri pericoli non visibili, ok? Qual è la portata utile del radar? Guarda il radar. Esso mostra un'area al centro della quale ci sei tu. Ok, è vero, io sono nel quadrato centrale. Ricorda però che il sistema potrebbe non funzionare nelle aree piccole e al chiuso, perché non prendi segnale. Inoltre, se il nemico ti individuerà, il radar cesserà di funzionare, perché gli avversari azioneranno dei dispositivi di disturbo elettronico. Certo, questo è un vantaggio dell'approccio stealth che perdi se ti, esatto, fai chiamare. Esatto, game design. Tutto chiaro. Ma dove posso trovare il dottor Marv? Dottor Marv ha un microtrasmettitore inserito in un molare. Giustamente sapeva che c'era il rischio che fosse rapito. Quando ti avvicinerai a lui, comparirà sul radar un puntino rosso che indica la sua posizione. Quindi devo solo tenere gli occhi aperti e cercare un puntino rosso.
Snake, quando vorrai metterti in contatto con me, dovrai usare la frequenza 140.85. Buona fortuna, passo e chiudo. Ok, no, è il codec, vediamo. No, addirittura era semplicemente quella scena di discorso con Campbell. Va bene. Schneider è morto, quindi non proverò la sua frequenza, però sarebbe divertente provare le altre. Tuttavia è impossibile perché era 120. Sì. E invece adesso siamo su 140. Siamo su 140. Proviamo a richiamarlo. Se ti trovi nei guai, prova a contattare McDonnell Miller. È il nostro esperto in situazioni critiche, è Diane di questo gioco, nelle quali è in gioco la sopravvivenza. Potrà esserti molto utile. Bravo. Cosa? Il fatto che tu abbia avuto l'istinto di richiamare. Bravo. È anche un tipo a cui vengono sempre delle buone idee. Puoi chiedergli di tutto. Lui ti aiuterà a trovare una soluzione ai tuoi problemi. La sua frequenza è 140.38. Passo e chiudo. Ok, again. Finché non finisce i dialoghi e non ci risponde più. Se hai bisogno di informazioni sui mercenari o sulle armi nemiche... Ah, minchia, ma proprio mi sta facendo lo spiegone, godissimo. Chiedi a George Kassler, il nostro esperto nel settore. Lui saprà aiutarti. Lavora per noi come consulente militare ed è una persona di assoluta fiducia. La sua frequenza è 140.93. Pagheremo noi il conto per le informazioni che ti darà. Però non chiedergli niente sulla carne di balena. Cosa? Passo e chiudo. E li chiamiamo tutti in fuoco. No, ah, cazzo, me le dovevo segnare? Eh sì. Signor Taccuino. 140.38 ce l'ho, l'altra no. Beh, hai la chat che immagino può partecipare a questo. Signor Campbell. 140.93. È un codec anche la chat. Ok, ha finito. Sta ripetendo l'ultimo dialogo. Esatto. Allora, chiamiamo prima il più vicino, quindi il primo signore del quale ho scordato il nome, ma adesso arriverà. Ah, non risponde. Non risponde per ora. Va bene. Perché è Diane, è per i nemici, lui. Quindi probabilmente solo quando sono in difficoltà. L'altro... E poi c'è Master Miller. È Master Miller è quello che ho provato a chiamare, mi sa. No, o no, hai provato a chiamare l'altro. Ah, ok. Nada. Niente. Quindi Master Miller è il 38? Sì. Master Miller. E l'altro è Kessler, vero? Mm-hmm. George. Benissimo. Allora, benissimo. Guarda come si spostano i bastardi. Io ho visto che lui gattonava. Posso gattonare? Ah, intanto con R2 di nuovo arma. Esplora. Ecco, piccolo trivia che cominciamo nel mio ruolo. In questo sequel, effettivamente, per la prima volta, c'erano le descrizioni. Quindi non devi chiamare qualcuno per scoprire cosa siano, ma avevi già qua nel menu, come tu hai avuto in Metal Gear, ma in Metal Gear erano un extra dell'HD Collection. Certo, ok. Mentre qui c'erano anche nell'originale. Sì. Beh, una sigaretta me la fumo solo per vedere se... Oh! Oh yeah! Sì. Eccoci. Ok, mi fanno di nuovo male le sigarette, sì. Quindi niente, smettiamo subito. Ok, quindi il crouch c'è con il tasto A, poi il pugno è sempre con cerchio, sto chiamando mezzi con la mappatura Xbox, mezzi PlayStation, quadrato e triangolo, niente, questo è il codec, start mette in pausa, va bene, e direi che i tasti sono finiti. Ci sei. Alzo un po' il volume. Let's go. Godimento, qui si comincia a manovrare lo stealth in maniera più cosciente. Tra l'altro la minimappa è bellissima. Cioè, comodissima. Attenzione. Sta arrivando qualcuno. Ehi. Come al solito non capisco gli spazi in questo gioco, non stavo andando... A destra per colpa mia. Mi sono fatto beccare. Madonna, il pugno è sempre OP. Ma mi vedono ancora? Sei con un'allerta di livello 3.
Dice anche quanta vita ho. Livello 2. Ah! Quindi stava finendo? Stava finendo, stava succedendo qualcosa. Beh, sono morto, fantastico. Meglio, è già, stai. Ma volevo farlo stealth, quindi in realtà va bene così. Stai testando, stai esplorando. Cazzo, non c'hanno i trigger le mappe? Cosa intendi per trigger? Non mi ha più chiamato Campbell. Ah no, perché sì, in questo caso non, sì, grazie a Dio. Sì. Perché non riuscivo a muovermi? Perché l'angolo non mi fa passare, ok. Mm-hmm. Mi fra qualche sospetto. Sta arrivando? No. Ok, andiamo. Tra l'altro, vedi che qua, altra novità gigantesca, le guardie non sono istanziate. Si muovono fra le schermate. Si muovono. Per passare attraverso i varchi del recinto, prova a strisciare. Passo e chiudo. Potremmo poi provare a chiamare i nemici, cioè a chiamare uno dei due durante la presenza di un nemico, di un soldato. Aspetta, ma questo camion è esplorabile? Sì. Hai raccolto razione. Leggiamone subito la descrizione. Razione. Premi il pulsante A per recuperare energia vitale. Contiene manzo, maiale, uova, prosciutto, tonno, cioccolato e cracker. Minchia, che schifo. Oh no! Va bene, meglio. Evolution. Ora non ci sono soldati, ma quando ci sono provo a chiamare Miller. Quello soldato. In realtà è presente a schermo, spero che me lo detecti, visto che è al di là del muro. Finché non ti rispondono. 38. Sì, aspetta che sto facendo confusione con i... No, ma ci vorrà un po'. Cioè, guarda, per carità, per carità. Vai benissimo. Nada. Ci abbiamo provato. Ah, non sono mischiati insieme, va bene. Ci sono i gusti possibili. Cosa? Cazzo, mi sono messo a leggere la chat mentre camminavo e è successo il disastro. Però il loro livello di allerta scende. Vedi che c'è il tempo che si abbassa? Guarda bene l'allerta. Guarda un po'. Ok, durante il cambio schermata non vi devo leggere, altrimenti è un casino. Il gameplay sta evolvendo. Ma di brutto. Di brutto. Porca miseria però, Francesco. Questo potevi un po' provare a prevederlo guardando il puntino della guardia nell'altra schermata. Speravo fosse girata dall'altra parte. Ovviamente, quella è una speranza sempre da poter avere. Ma ora mi abituo, non ti preoccupare. Oh, è solo l'inizio. Piano piano. Vedi, se tu adesso ti nascondi dopo che ti vedono... C'è il tempo, vanno, esatto. Vanno in allerta gialla. Bravissimo, hai già notato che si passa da allerta a fuga. Esiste anche la fuga qui. Più che altro rende meno frustrante farsi beccare. Esatto. Perché c'è un game plan per uscire. Precisamente. Dall'allerta. Sì. Molto più godibile, però ci siamo presi un po' di cazzi, quindi purtroppo dobbiamo prendere la razione. Allora, la guardia sta arrivando. No, è ferma immobile, non me lo posso permettere di andare a dritto. Non ancora, sembrerebbe. Aspetta però, qui c'è un passaggio. C'è. La guardia che si sta spostando. Sta arrivando qui. Sì, mentre quella a nord si è abbassata.
No, ragazzi, godo di sta roba che le guardie si spostano, vedi dove si spostano. Bello. Che evoluzione di gameplay. Davvero sì. Oh! Beh. Puoi far rumore! Puoi far rumore! Puoi far rumore! Io ho pensato, adesso lo faccio, metti che... Puoi far rumore! Adoro! Bravo, l'hai scoperto! Metal Gear 2. Merda. Merda. Capito? Ecco. Ok. Adesso mi riprendo, scusate. Lui è confuso. Ok. Tecnicamente non mi vedono se striscio così. No! Come l'hai visto? Hanno... Sono più potenti rispetto a Metal Gear 1. Puoi gestirle più facilmente, ma sono anche più ostiche. Oh, il frano mi ha visto. Ok, ora sì. Sanno dove sei perché ti stanno sparando. Oh, non è male. Potresti approfittartene per ucciderle, giustamente. Come un vero stealth soldier fa. Bella. Oh, sì. Bravo, bravissimo. L'angolo del potere. Fuga, grande. Via, via, via. Grande. Devo ancora capire come ci si muove negli angoli. Sono un po' più cicciotti, mettiamo... Non è qui. Ci sei quasi. Yes! Madonna che goduria. Sempre vai. Adesso si sono tramutati i momenti in cui vieni scoperto da un fastidio a un cambio strategico dell'approccio al gioco. Anche per una... diciamo particolarità macroscopica che è il non respawnano. No, è vero. Ok, qui non c'è nulla. Qui però possiamo passare. Allora, soldati non ce ne sono in questa schermata, però fuck. Ok. Oh no. Aspetta. Volevo aprire con A. Ti vado a posso rileggere? Ti vado a recuperare. Ok. Sì, forse posso rileggerlo. Mettiti nei panni del tuo avversario. Immagina di essere il comandante delle truppe nemiche oppure il creatore del gioco. Fantastico. E di avere il compito di difendere quell'area. Potresti vedere possibilità che non avevi visto prima. Passo e chiudo. Che grande. Ha senso. Pelo. Fuck. Devo scappare. Sei quasi. Bravo. Ottimo stealth questo. Sì, hanno ridotto il range dei pugni, secondo me. Sono un po' meno... Ragionando con i pugni dell'uno. Sì. Però sono andati via. Vieni di qua. Scusate, devo fare i miei esperimenti.
Qui non ci siamo andati in questa parte della mappa. No. Però in effetti sembra un vicolo cieco. Prima entrare qui per vedere se c'è un salvataggio barra... Ah no, ma qua non si entra. Non si entra, non si apre. Puck. Lì c'è un camion. Sì. Puoi fare la corner tactic per ucciderlo. Quando tornerai indietro. Dentro chissà se si entra. Cazzo. Ci metto troppo tempo a rialzarmi. E in quel tempo mi incula. Diciamo che in quei momenti non hai motivo di stenderti. No, infatti. Perché comunque sono esseri umani, quindi ti vedono steso, cioè ti possono vedere. Ok, hai preso... Esatto, ora hai preso le basi. Esatto, guarda, bravo. Beh, me ne vado. Esatto, esattamente. Secondo me qui devo andare molto meno per la kill. Sì, la kill è molto comoda, ma... Ok, esatto. Occhio. Ok. Vai via. Bravo. Nice. Ora però sei nei guai. Ora guardiamo se torna indietro. No. No. Godo. Non male. Bella, ottima idea. La faccia concentratissima di Saido dice tutto, ragazzi, si sto tutto infottato. Instelfato. Sì, sì. Bravissimo. Come ci si alza? Ah, devo premere una sola volta? Esatto. Ok, io premevo due volte. Basta una volta. E tra l'altro, ora stai veramente giocando stealth, perché hai più opzioni. Sì, sì. Ora ci stava. Ci stava. Ci Ma stava. Devono arrivare loro. Perché no? Perché no, dico io. Ok, mi sto ufficialmente gasando. Grande. Sto tutto infiltrato. Allora, cosa diceva questo dialogo? Non puoi Dio. Cioè, io premo A per farlo apparire tutto, ma sparisce. Diceva, non puoi entrare usando la porta principale, devi usare il condotto dell'aria. Bravissimo, ti avrei preso il dialogo altrimenti. Sono uno stronzo. Però guarda che sei stato estremamente competente. Oh! Ok, uff. Ti seguono, bravo! Però entreranno qui dentro.
Cavolo, sì. Devo ucciderli. Fuck. Quanti? Ah. Me ne vado, no? È un'ottima idea. Non voglio usare la reazione, non ancora, quantomeno. No, ma devo. Death chance. Godo. Leggiamo la pistola. Pistola semiautomatica, comunemente usata dall'esercito statunitense. Si può dotare di un silenziatore e può essere ricaricata, come nell'uno, quindi. Però noi non pistoleremo... Ho sbagliato tasto. Non pistoleremo se non necessario. Dai, però siamo stati sgamati una sola volta alla fine della mappa. Sì. Possiamo entrare là sotto in quel buco? Yes. Già. Chiamiamo Campbell. Ci sta. Cambio di musica, tra l'altro. Sì. Ci sono dei segnali di disturbo non identificati. Il tuo radar non potrebbe funzionare. Passo e chiudo. Forse potrebbe non funzionare, ma insomma, vabbè. Beh, andiamo blind. Facciamo prima tutto il sinistra. Siamo a Zanzibar Land e troviamo una pistola statunitense. Beh, non mi sorprende, hanno rubato tutto, hanno rubato questo. Cos'è? Ah, delle munizie. Ovviamente non hanno una descrizione. Ok, questa è la mappa de Fora. È nel vicolo cieco che vedevo prima. Sei sopra, sì. Però non posso uscire, ma vorrei. Più che altro per scoprire che cosa c'è qui. Perché sembra una parte opzionale. Intanto potremmo fare questo. No, non era quello che volevo fare. Aspetta, però diceva qualcos'altro. Mi dici, Mike, cosa diceva? Per favore, sto litigando. Ok, no, perfetto. Ci sono dei segnali di disturbo non identificati. Il tuo radar potrebbe non funzionare. Ok, semplicemente tranquillo, questo. Ma ci sono in caso. Tutto qua con me. Siamo molto pronti. Nada. Però era quello delle armi, questo, no? C'è il 38. Vediamo. Prima o poi si presenteranno. Snake, avanti. Ancora è presto. Va bene. Ma è perché ho tirato il pugno? Credo che si sia girato perché ha tirato il pugno facendo rumore. Sì, dico, perché ho tirato il pugno? Vabbè, abbastanza easy sta fuga. Sì, è abbastanza... Cazzo, però non era niente, di fatto. Era la strada se non avessi preso sto cunicolo. Praticamente in questo momento, in Metal Gear, quel percorso è il... sbagliare strada e ti fa scoprire che devi entrare sotto nella rottura. Sì. Vabbè, ne valeva la pena. Sì, no, ma cominci anche a capire, insomma, il modo in cui inizialmente qua nel 90 ti faceva trovare la strada per infiltrarti, ecco. Non è un action RPG in cui ogni angolo ha un tesoro, mettiamola così. Guarda la danza del serpente. L'hai vista attentamente, Mike? Sì. Sto osservando con gli occhi incantati.
That's my chance. Bravo. Ok. Siamo sopravvissuti. Che succede? Un caricamento. È troppo grosso sto gioco. Aspetta. Vediamo se abbiamo esplorato tutto, allora. Bellissima questi, la musica. Questi caricamenti ti fungono anche da checkpoint. Ok. Come gli ascensori. Stavolta ce ne sono di più. E sono più belli. E sono più belli. Comunque sembra essere cambiata la console, è assurdo. Azz, ma le munizioni respawnano. Ma non le posso portare e non sembra esserci la classe. Bravo, aspettavo la discussione a riguardo. Effettivamente non sembra esserci la classe. Chissà cosa ha pensato. Questa è un'altra uscita. Però è un cul-de-sac. Cioè non c'è niente qui. Mm-hmm. Ok, abbiamo dei carri armati. Porca miseria, Zanzibar Land è ben armata. Posso fare rumore. Però qui non posso fare altro. Sono respawnate perché ho caricato. Ah, giusto. Quindi in teoria sono respawnate anche le razioni. Perché ha ricaricato l'intera mappa. Mm-hmm. Non che serva prenderle, però. Per ora stiamo avanzando fluentemente nell'infiltrazione. E hai visto tutte le varie meccaniche. Eccoci qua. Ora non premerò A mai nella vita. Sono Holly, Holly White. Sono entrata a Zanzibar Land circa un mese fa, fingendomi una giornalista. Ho un'idea abbastanza chiara su come funzionano le cose da queste parti. Cercherò di aiutarti in tutti i modi possibili. La mia frequenza è 140-15. Chiamami più tardi. No, beh, non vediamo, vediamo, vediamo il 38. Io li riprovo tutti. Solid Snake, avanti. Oh! È arrivato Master Miller, signori. La solitudine è qualcosa che si insinua tra le crepe del tuo cuore. La noia è ciò che fa apparire quelle crepe. Passo e chiudo. Ha aperto un... Mi ha dato una massima sulla vita e ha aperto un bacio perugino. Oh. E chiude. Oddio. Io richiamo. Tu. Più sudi, meno soffri. Più lacrime versi, meno schermate di fine partita vedrai. Basta, chiudo. Grande. Kojima è già cominciato. Quando prendi una decisione sul campo di battaglia, puoi fare affidamento solo sulla tua capacità di giudizio. Non esiste una risposta giusta in assoluto. Devi fidarti della tua abilità di analisi. Passo e chiudo, giusto? Tirare pugni. Solid Snake, avanti. Dopo mangiato dovresti aspettare almeno 30 minuti prima di metterti a giocare. Cazzo, statisce. Se lo stomaco è appesantito, il tuo cervello è più lento del solito e anche i riflessi sono meno rapidi del normale. Quindi, dopo mangiato, il tuo livello di attenzione e le tue capacità reattive sono al minimo. Per questo motivo, dopo aver mangiato, dovresti attendere almeno 30 minuti prima di cominciare a giocare. Passo e chiudo. Questo è Kojima e ti dà consigli sulla vita? Sì. Sai che staremo tutta la sera qui, sì? Certo. Le difficoltà rendono più forti gli uomini. Passo e chiudo. Più sudi. Ok, questo era ripetuto. Quando prendi una decisione su... Ok, forse le abbiamo lette tutte per ora. Però dobbiamo fare qualche try per essere sicuri. È giusto. Ok, ultimo, poi direi che lui l'abbiamo fatto. Per ora. Vai. Sì, ovviamente per ora, cioè non mi aspetto che queste siano le uniche line. Facciamo anche 93.
Nada. Quindi i consigli di Master Miller sono al giocatore. Sono al giocatore, sì. Non a Snake. Si apre? Ovviamente no. Se busso non mi apre nessuno. Vediamo se, se cambiando schermata Holly risponde. Facciamo qualche test di... Come no? Esploriamo le meccaniche. Andiamo sul 15. Sul 15. Ok. Ok, per ora non risponde. Ci aiuterà più in là. Ok. Mappa molto intricata questa. Aspetta, prima di committare in una direzione... Mm-hmm. Un soldato sotto. Voglio vedere un po' cosa ha da offrire il tutto. Sotto c'è una porta, forse? Sembra una porta, sì. Potrei provare ad azionarla, però devono prima andarsene dal cazzo. Dai, dai, voglio la soluzione pacifica, frate, vai via. Va bene, anche questo è un andare via, credo. Non tornare giù, ti prego. Niente. Oh, fuck. Ok. Niente. Non si può aprire quindi quella porta. Per ora non si aprono. Servirà qualcosa per farlo. Vieni qua, vieni qua. Hai sentito sto rumore? È qui, è qui. Senti, senti. Confusissimo. Oddio, è un altro Metal Gear. Boom, 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 boom. Niente, non si sposta. Testardissimo. Vabbè, fa nulla. Possiamo salire qua sopra. C'è un Oddio, le telecamere. Sono tornate. Via libera. Si è fermato grazie al rumore. Comunque sto adorando il gameplay nuovo. Sono contentissimo. Cazzo, le grate fanno rumore. Sì. È giusto. Level design. Però abbiamo fatto il giro. Fuck. Abbiamo fatto il giro. Mi sa che devo arrivare a quella porta io. Fuck. Hanno, non quindi, pensavo mi vedessero. Hanno quindi non più un laser lineare, ma un piccolo cono di visione. Sì, ma devo andare via. È inutile che mi metta a combattere. Va bene, hai ragione. Comunque la strada è quella lì. Senza razione. Fuck, che sfiga. Che sfiga questa. Non la vedo bene. Ti prego, salta questi angoli. Sbaglio tasto, penso di crouchare con cerchio. E non volevo far rumore. Ce la farò a scappare. Oddio, ma qui? Visto? Ah! Hai trovato la strada. Va bene.
Tun tun turdo, tun tun turdo. E infatti checkpoint. Va bene. Allora, devo smettere di scambiare il pugno col crouch. Ok, Holly, lo so che sei una giornalista. Ma Cambellone? Non ho provato a chiamarlo. Combatti quando devi combattere, uccidi quando devi uccidere. Oh no, è il cattivo, ragazzi. Cioè, per dire una cosa così stupida, è il cattivo. Uccidi quando devi uccidere. Queste sono le regole da seguire sul campo di battaglia e in un gioco d'azione. Minchia, super meta è andato nel 2 comunque. Ora, mi ricordassi dove sono andato. Forse sopra? Ero nella parte di sopra, perché stavo scappando come un pazzo e non ho ben visto dov'ero. Però devo entrare... Ah, ok, ho visto la mappa ora. Mm-hmm. Dal cazzo. Ma come? Va bene. No, gli hai dato un morsetto al piedino. Vai via, vai via. Secondo attempt fallito. Andrà bene il terzo. Creating expertise. Gli ho tirato una leccatina all'alluce. L'ho allertato. Io odio l'universo. Sistematicamente. Sarà una lunga serata. Mi vedono. Attempt numero 4. A metà vita. Fuck, che sfiga! Cioè, stava arrivando in quel in momento da sotto. Attempt numero 5. Potete spammare punti esclamativi quando mi beccano, per favore? Fa molto ridere. Sì, sì, è andato uguale, identico allo scorso attempt, me ne rendo conto, amici. Ti vedo che sei lì sotto, dai. Che vuoi fare? Vuoi venire qui? Io vado sopra. Però poi mi becchi lo stesso. No, io aspetto che prendi una decisione, Fra. O che te ne vai. Dal cazzo. Attenzione a quello sotto. E mo? Ok, buono. Sto giocando guardando la mappa ormai, non sto neanche guardando più lo schermo normale. Vabbè, ora chance.
per fare un cazzo perché stava guardando in alto. Ok, non giocare guardando solo la mappa, perché succede? Solo la mappa è un po' too much, sì. Ma tu ricorda che prima stavi facendo molto bene. L'obiettivo non è pulire le stanze, è avanzare. No, 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 certo, quindi... ma stavo cercando solo di avanzare, te lo assicuro. Ok, ok. Attempt numero 6. Ma mi manca tanto la scatola, sono d'accordo, ragazzi. Mi manca, è vero, la scatola. Con la scatola sarebbe tutto diverso. Ma perché ho così poca energia, mannaggia? Perché hai continuamente resettato il checkpoint ogni volta che perdevi vita. Infatti io stavo osservando e dicevo, imparerà una lezione. Ma va imparata, non potevo interagire in quel momento. È giusto così, è giusto così. No, 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 ci sta Franco che sta arrivando. Ma senti, se facessimo il giro da di qua, si può fare? No, perché è chiusa? Esatto, no. Esatto, è quella la fregatura. Faccio prima da sinistra. Va bene, vuol dire che devo imparare a farlo stealth perfetto. Ora mi beccherà? Io non so dove è girato. Buono. Ora è sicuramente safe. Andiamo alla prossima schermata. Stando attenti a dove va lui. Sai, godo. Sono tentato di fare una cosa. Boss, ricordati che il crouch ti fa andare sotto cunicoli e oggetti. Il mondo per lui non è bidimensionale. Questo è un nascondiglio. Ok. E non è l'unico. Aspetta che c'è un tizio. Ah. È merda. E qui? Mi posso mettere sotto il carrar? Eccoci qua. Guarda. Ok. Molto interessante. E soprattutto molto utile. Oddio, ma qui si entra. Holy fuck, dove cazzo sono? Ora tutto è una scatola. Che sta succedendo? C'è l'inno? A quanto pare esiste. Però io qui dentro non ci posso ancora fare niente. Sembrerebbe che non ci sia da fare. A meno che non li uccida, ma al momento non ho motivo di essere qui. Ma vaffanculo. Volevo fare la kill per capire se c'era qualcosa da fare con il computer, ma li continuo a toccare perché sono uno stronzo. Ancora. Punto esclamativo. Sì, sì, continuo a leccare gli stivali, ma imparerò le hitbox di questo gioco, eh. Ovvio, ma infatti la prima puntata è tastare il terreno con i denti mentre vieni fucilato ripetutamente. Beh, però... Cioè, sì, sì, era giusto. Era giusto. Antisgamissimo, bravissimo. Ora entra sotto.
Attenzione alla telecamera. I gotta try, scusatemi. Ora c'è l'inno. Infatti si sta abbassando la musica. È una Mi sento dentro Dark Souls. È una stanza. Continuo a pensare di essere prima del soldato e invece con la lingua gli lecco le palle e niente. Va bene, tanto poi possiamo fare così. Adesso puoi, sì. No, no, io rimango determinato, ragazzi, non vi preoccupate. Benissimo. Good. Telecamera. Io in teoria durante l'inno li posso unire. Facciamo così. Godo. E ora? Cosa si può fare in questa stanza? Niente? Apparentemente, almeno per ora. Tra l'altro, ok, non si stava alzando. No, nulla. Però questa stanza va fatta così, mentre loro ascoltano lì, sì, noi ammazzi. Esatto. Go, go, go. Sì, potremmo poi provare a fare un giro di chiamate là dentro. Mannaggia al cazzo. Questo è il gioco più anti-chat dell'universo. Cioè, mi giro un attimo, non guardo dove cazzo è la mappa ed è finita. Vabbè, non dobbiamo più rifare la stanza, però. Esatto. Ora, come obiettivo hai... questo ascensore. Esattamente. C'è un modo per non farmi sgamare all'inizio, a parte aspettare? Forse no. Vediamo. Schermata. Non anche se da qui mi prende. No, in realtà da qui posso. Perché è girato verso sotto. Esatto. Bravo. Eccolo. Sento, bravo. Non facciamo rumore. Bravissimo. Ti tieni sulla sinistra. Aspetta, dipende dov'è lui. Ora dovrebbe stare nel mezzo, no? È andato via, in realtà. Sta arrivando l'altro, però. Fatto occhio, rumore. Bravo. Bravo. Esatto, esatto. Vai via. Vai via. Go, go, go. Ma aspetta, non so che giro fa. Ok, ora sì. Come si fa? Intanto uccidendo lui. Bravo. Lui eliminiamolo.
Non sono più i pugni di una volta. Non ci sono più i pugni di una volta, mai. Bravissimo. Godo. Bravissimo. Bravissimo. Questo invece non si apre, vero? Quanto è più avvincente questo e coinvolgente rispetto al primo? Un botto, ragazzi. Un botto. Boh, andiamo giù. Vediamo che succede. No, non si può. Su. Guardalo. Altro caricamento. Altro checkpoint. Questo si può chiamare? Sì. Quanto pare. Chiamiamo Campbell, va. Anche Holly. Per rendere i tuoi passi più silenziosi, appoggia prima il tabellone, quindi abbassa lentamente il piede. Tranquillo. Il tallone, quindi abbassa lentamente il piede verso l'attaccatura dell'alluce. Sì, ok. In questo modo il rumore dei passi verrà attutito, o forse no, passo e chiudo. no, in realtà... Che stronzo. Holly? Il tabellone d'Achille. Ok, anche Holly risponde. Il palazzo Zanzibar e la torre si riforniscono d'acqua dalla stessa fonte. Questo potrebbe voler dire che sono collegati tramite il canale di scolo. Ok, quindi si può passare da una parte all'altra così. Vorrei un consiglio di vita per andare avanti, sinceramente. Non me la sento di andare avanti senza. Qualunque cosa accada, non lasciarti scoraggiare. Fai tutto ciò che puoi per sopravvivere. Passo e chiudo. Ne hai un altro, Fra? La tua capacità di sopravvivere dipende dalla tua forza di volontà. Alla fine è la tua persistenza che fa la differenza tra vivere e morire. Tra il successo e la sconfitta. Passo e chiudo. Madonna, lui pensa che figata fare sto lavoro. Sì. Ma questa? Chissà. Non si può aprire? Sembrerebbe di no per ora. Ok, posso solo tornare giù in questo modo. Merda, ti hanno fatto un agguato pazzesco. Sì, ma ho dato io per scontato che fosse vuota la stanza. Va bene, il checkpoint è qua. È il mio fuffaguru, esatto. Penso di essere morto più volte qui che in tutto l'uno. Vai, vai. Il mondo è tuo. Ora qua devo gattonare, perché sennò immagino... Hai capito come non fare rumore, esatto. Come? A difficoltà originale loro hanno una vista molto vicina a quella di un essere umano, perché sono dei coni di visuale. Ma quando riusciremo a trovare un'altra razione starai a posto. Adesso sei praticamente in survival mode. Giusto. Si impara a giocare bene. Beh, andiamo prima dove è libero, tipo qua. Tu che fai? Dove vai? Non posso passare adesso. Ora sì. Andiamo prima a destra. A vedere che si dice. Beh, in teoria un po' di rumore posso farlo adesso. Eh no? Sì, certo. Finché non so vicini. Ci sta, esatto. Oh! Qui c'è qualcosa. No, che sfiga. Oh! Incredibile. L'ho missato 200 volte. Ah, però io non vedo fuori chi c'è. Perché purtroppo, come ti ha detto il tutorial, nelle zone al chiuso... Esatto. Però questa strategia è incredibile. Niente. Madonna! Ma che... No! 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 La raffica di pugni! Sono tornate le tessere, hai visto? Ci sono le tessere. Ci sono le tessere, sì. E noi le andiamo a riprendere subito. Ma se usassi apposta il rumore per attirarlo invece? Ha voglia? Ma certo che puoi. Anzi,
Alzati. Ok. Vai, vai, vai giù, vai giù. Sì. Sì, per potente. Però se poi muore. Oh, oh. Vai, vai. Ho paura che si giri. Lo so, ma... devi cogliere l'attimo. Occhio. Lo vedo. Ci sta. Sono troppo abituato bene. Ok, tessera presa. Combatti qua. Ok, niente. Nello Zanzibar Land ci sono molti bambini, vero? Questo vuol dire che devono esserci molti posti dove, dove possono nascondersi, strisciandovi dentro. Ah, e lei ti consiglia di fare quello che metto tu? Sì. E mo? E mo, vai con Dios. Godo. In realtà andrei sopra anch'io. No, sì. No. Ti prego. Ok. Oddio. Questa è un'altra razione, sì. Però è diversa. B2, premi il pulsante A per recuperare energia vitale. Contiene fagioli e polpette, salsicce e fagioli, patate e manzo. Va bene. La devo prendere per forza ora, però. Assolutamente, vai. Go, go, go. Che fai? Vieni qua? A me non ci passo. Però io me ne posso andare adesso, sì. No? Non si gira. Oh no. Tranquillo. Oh no. Tranquillo. Peccato, non pensavo mi vedesse mai. Era un'ottima idea questa. È un'ottima, ottima idea. Stai strusciando al momento giusto. Bravo. Meritano di essere sparati adesso. Più che altro perché se no non... non li cogli. È giusto, le armi da fuoco non hanno più senso qua. Bravo, velocità verticale. No! Bella idea, ancora, man. Ancora, 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 ancora. Giù, subito. Bravo. Non fermarti. Ok. È fatta. Adesso hai anche capito un altro dettaglio di come si gioca. Sì, devi essere verticale subito. Esatto. Non è qui. E invece è qui. Questa che cos'è? Una porta da aprire con tessera? Sembrerebbe. Forse c'era anche dall'altra parte. Proprio di sì. Ma non la descrizione dice una tessera EC del tipo usato nello Zanzibar Land. Non è questa tessera nel caso. Ce n'era un'altra a destra però. Sì sì, me la ricordo, infatti l'ho detto prima. No, no, non ti abbassare, non ti abbassare. Ok, buono, sì, va bene.
Vai, vai. Mamma mia, bravissimo. Esatto, comincia bisogna a... essere più coraggiosi. Esatto, bravissimo. Questo era l'obiettivo del primo episodio, farti sentire un po' l'aria. Quello sopra però mi puzza di cazzo, quest'altro sta arrivando. Nasconditi. Volevo sparare. Niente, sto continuando a ragionare con le idee dell'uno, dove mm-hmm. non ti vedono in certi posti. Invece qui ti vedono di brutto. Mm-hmm. Mm-hmm. Però questo funziona ancora oggi. Sì, alla faccia del cono, sono d'accordo, vedono veramente tantissimo. Era qua sopra l'altra porta. Bravo. Ah, godo. Si è aperta. Un binocolo! Ok, ti permettono di guardare nella schermata in alto, in basso, a sinistra e a destra rispetto a quelle che trovi. Vabbè, sì, giustamente. Level up. Che, avendo a che fare con movimenti in tempo reale, finalmente ti permetterà di vedere la direzione in cui stanno guardando. Eh sì, è molto utile. Finalmente non devo più chiedermi chissà dove guarda. Esatto. Ok, però adesso in alto l'abbiamo già fatta questa parte. Hai finito. Non puoi aprire l'altra porta, stai a posto. Sei stato bravissimo, 100%. Per ora. Ecco, aspetta, guarda come godo ora. Sta guardando in alto. So not good. Sta arrivando. Ok, buono. Fermo. Perché qui lui non mi vede. Guarda che level up adesso col binocolo, cazzo. Col binocolo è tutta un'altra cosa. Esatto. Ok, devo solo allenarmi a metterlo e toglierlo. Ancora binocolo. Buonissimo. Oh, che bello. Come vedi, il gameplay, anche dove... ha reso un oggetto inutile ora utile. Esatto, ove sembra, nonostante il miglioramento, ruvido, in realtà ruvido non è, ti mancava uno strumento. E ora quindi devo tornare al piano di sotto. Vaffanculo. Ah. Mea culpa. Alzati, ti prego. Via. Va bene, vieni con me. Bene. Siamo sopravvissuti di nuovo. Però ora il checkpoint è a metà vita di nuovo. Sì. Vedi, allora, questa, quell'ascensore... non so cosa sia. Però sicuramente c'è una porta che adesso potremo aprire. Binocolando. Scopriamo che lui è fermo lì. Ah no, in realtà sta girando. Quindi questo è molto easy. Continuiamo ad andare di sopra. Ok. Ti prego non fare cazzate, non venire qui. Vabbè, sai cosa? Io me ne vado, non verrà mai qui, dai. Qui non ci sono porte che può propriamente aprire, in realtà. Soffrirà. Ma ci si arriva, piano piano.
sto guardando un botto la mappa e ho paura di perdermi la porta. Cosa? Che incredibile cono. Però ti permette di vedere meglio la mappa così, dai. Eh sì. Intanto ho fatto la fuga. Bene. Qui non c'è niente da usare con la tessera. Non mi sembra di vedere porte, ma evidentemente da qualche parte ci deve essere. Sto rifacendo il giro. Tu adesso hai, oltre a questo piano, un'altra opzione, ossia testare... Tornare indietro proprio. No, perché tornare indietro proprio è qualcosa che comunque non aveva porte. Quello che puoi fare è provare a usare l'altro ascensore al piano primo. Quella non è una tessera. Ma l'altro ascensore è quello che non si muove. All'altro piano. Quello a sinistra? Esattamente. Però non, gli ho tirato un pugno e non faceva niente. Credo che tu fossi sotto allerta. Ok. Vabbè, nel qual caso aspetta, mi conviene crepare. Giusto. Forse l'ho solo missato. Ho dato forse per scontato che fosse l'altro ascensore, invece questo porta al B1. Aha, e queste sono tutte piccole cose. Proviamo a chiamare Campbell. Ok. È anche un tipo a cui vengo, è sempre lui però. Sì, niente di nuovo. 140 più 38, è sempre lui. Holly? Non è nello schema, ma i bambini dicono che c'è un passaggio sotterraneo che collega la torre al palazzo Zanzibar. Quella di prima è lo scolo. Bene. E ora un altro piano. Vediamo cos'è questo seminterrato. Fuck, ma è tipo una prigione. Questo che cos'è? Oddio. Visore a infrarossi, leggiamo subito. È utilissimo per localizzare i sensori a infrarossi. Io me lo metto, se l'ho trovato qua, un motivo ci sarà. Preghiamo Dio. Allora qui, quella è una porta in alto a destra, sembrerebbe. Sembrerebbe. Binocolo, è binocolo di che, raga? Dentro la stanza non funziona il binocolo. Esatto. Lui non si gira però mentre fa sto tragitto. Non si apre. Forse devi metterti la tessera? Ragazzi, è un continuo essere scoperto. Sto riuscendo a fare una mappa senza essere scoperto 12.000 volte. Ma vedrai che ti fermenterà addosso Metal Gear 2. No, ne sono sicuro.
È il momento Dark Souls 2. Cioè, io ho paura che mi veda adesso. Credimi, la difficoltà che stai avendo nei loro coni di visuale porterà a uno dei momenti più belli che puoi sperare di immaginare. Ok, sì. Non sai ancora quale, ma arriverà. E sarà un momento storico che soltanto la veteran ha vissuto. Solo la veteran. Va bene. Allora, abbiamo preso il visore infrarossi. Giusto? Ah no, devo riprenderlo. No, fermo. Ok. Preso. Ottimo. Sì, era una porta con una tessera, ma aveva una texture diversa e quindi non ci ho pensato. Qui però non posso andare da nessun'altra parte, devo tornare su, ci devo fare qualcosa con questo sensore. Per forza, sì. Che cosa? Cioè, non c'era altro in quella mappa. Non posso andare più giù, immagino. No, per ora no. E invece... Posso. Mi è scappato più un non ma devi. Ma non posso. Senti che musica. Sì, diciamo che mi è scappata più la guida che non il poterlo fare. Era più un non sì. Ti serve. Ci vuole la super tessera pazza sgravata. Sì. Ok, ovviamente qua posso provare a far così, ma... E invece? Oddio, che è quella roba? Mine? Mine, sì. Zanzibar non scherza. Cazzo! E si apre? Che cosa... Oddio! Quanto è figo che c'è il design diverso, il plot sì, proprio. Sì, cioè, io sono super dentro. La stessa cosa che hai vissuto come trappola a spiaccica persone, però fatta meglio. Aspetta, devo vedere se si può fare qualcosa qua sotto. Ma certo, goditela. Ovviamente immagino che nelle fogne crepo malissimo. Però ci dovrò provare. Io sono qua a supporto di qualunque tua scelta. Però qui che soluzione ho? Hai raccolto una lista di bug di sistema. Ok. Quest'altro che cos'è? Hai raccolto una buccia di banana, non serve a niente. Ma ce l'ho nell'inventario? Non ho neanche la lista dei bug di sistema in realtà. Posso provare a chiamare Holly, forse? E lo Zanzibar Land, ci sono molti bambini, niente, stessa cosa. Combatti quando devi uccidere, nulla. Allora, credo che sia un joke sui bug del gioco e basta? Non ci sia nient'altro? Hai raccolto la pelle di un serpente, ma non serve a niente, gettela via. Ah sì, Konami con Kojima. Cioè, sono io, praticamente. Ma c'è qualcosa di utile? Razioni! Ah. Tanto prendi subito. Ottimo! Ho raccolto la mia vita... Non ho visto neanche cos'era. Nulla. Ti dice direttamente questo. Hai finito le gag, okay. Diciamo. Ti ha fatto proprio raccogliere i bug del gioco. Sì. No, per quello dicevo un gioco esatto. Sul... Razione. No, era qualcos'altro. No, voglio un'altra razione, almeno un'altra. Oddio, questo che è? Un topo morto. Buono.
Dai, dammi un'altra razionina. Un'altra razionina. La pelle di serpente. Una piccola reaction. Va bene. Probabilmente non c'è più. Proviamo, andiamo giù. Ah, non si può. Non si può direttamente. Non mi fa buttare. Quindi non c'è più nulla da fare qua. Esatto. Però hai fatto anzitempo una cosina. Ok. L'altra non si apriva, quindi devo tornare al primo piano. Però come uso il visore? Me lo posso anche... Forse non ho visto tutto in questa mappa, ma credo di sì, Mike, vero? Allora, qui hai visto, sì, sì. E allora devo riprendere questo. E vediamo se si può andare più su. Non ho provato a fare ancora più su. Magari è quello il trick. Infatti. Bravissimo. Andiamo al 3. Allora, tessera alla mano. Nada. Godendo. Sala computer. Mi metto comunque il visore infrarossi perché non si sa mai che ci siano delle macchine che non riconosco come capaci di detectarmi. Sono diversi questi soldati. Sì. Hanno una maschera a gas? Già. Non mi piace. C'è il gas. Ah, e c'è la barra dell'ossigeno ora. Stavolta sì. E vabbè, in ogni caso non è qui che devo... Cosa? Ha spento la luce. E se io metto il visore infrarossi? No, niente. Assurdo, raga, comunque questo 2, E non solo. C'è un'altra cosa. Posso spegnerla anch'io? Sì. Ma c'è anche un'altra cosa di level design, mm-hmm, che potresti star per scoprire. Ed è molto figa. Per esempio, ti do un consiglio, come se ti chiamassi. Qui posso andare anche sotto. Esatto. Fallo con più perizia. Incuriosisciti. Così, bravo. Molto bene. Non mollare. Non posso portare altro. De che? Di munizioni. 15 sono oggetti. Oh sì. Esatto. Sequel, boys. Vai sotto quello, non ci sei stato. Sono il primo. A godo. Oh sì, che godi. Eh sì, ci sono oggetti a volte sotto i tavoli. Pensate. Allora, qui però non c'è altro che possiamo fare. Non qui a sud, no. Cioè, a meno che non rascio questa stanza, ma Metal Gear non mi dà l'idea di essere un gioco dove devi andare avanti a tempo in quella stanza. Devi semplicemente avere la maschera a gas. Probabile. E quindi anche qui nulla, però dobbiamo vedere la porta sopra. Esatto. Raga, sul radar c'è un puntino rosso. Lo vedo, Bananakin, lo vedo. Ha detto di trovare un puntino rosso, il nostro obiettivo è qui. Quindi quello è Kiomarv. Ok, fortunatamente. È al piano 3. Momento infrarossi?
Credo di sì. Non penso lo vedrei senza, vero? No. C'è anche il coso della polvere in cui si può entrare. Oh, no. Ok. Ok, ce l'ho. Bravo. È fisso. Pam, ora mi dilania. Immediatamente. Bellissimo. L'hanno attivata e su nessuno è entrato. Maschera antigas, raddoppia la durata della riserva di O2 nelle aree sature di gas, rallentando. Ah, ma certo, però ho fatto suonare l'allarme. Perché era circondato di laser. Che ora però sono disattivati momentaneamente. 3, 2, 1, vai. Bravo. Ok, stiamo entrando nel loop. Molto nel loop, visto? Qui dentro, subito. Ah, ok. No. Oh no! Oh no, finisco nella spazzatura! Nel rullo! Finisco nel rullo sicuro! Prendere prima questo. La razione, no. Godo! Prendere la tessera! Andarsene! Bravo, hai capito, sì. Benissimo. Ma era NES quello? Io ho visto un bambino. Raga, io ho visto un bambino, non sono pazzo. C'è anche nel radar. Un bambino. L'ha detto che è pieno di bambini. Che ovviamente non è che è cambiata la porta magicamente. E se binocolassi? Aspetta, posso binocolare quello di sotto? Guarda, guarda che è un bambino. Sono i bambini di cui parla Holly. Eh sì, in Zanzibar Land ci sono bambini. Ma perché? In una base militare. Armata, esatto, bambini, cazzo. Che cazzo ci stanno a fare quei bambini? Cazzo. Sta cosa è figa nella sua stranezza. Chissà che vuol dire. Eccone un altro. Perché ci sono bambini? Ok. Dobbiamo salire ancora in realtà. E dobbiamo tornare al 3. Per ora dobbiamo cambiare ascensore. Buono. Adesso dobbiamo andare a destra. Chiamare l'altro Ashens. Di questi bambini ha parlato prima Holly dicendo che giocano e hanno scoperto un passaggio segreto, però perché sono qui? Benissimo, adesso qua c'è il tizio. Ci mettiamo la maschera. Passiamo sotto il tavolo perché siamo molto curiosi. Ma le telecamere mi vedono se sono abbassato. Beh, non c'è tempo per scoprirlo. Alzati. Oh fuck. Ok, godo. L'abbiamo trovato subito? No, ma c'ho la pistola in mano. Questo è un falso. Ah, stupido Foxhound.
Il dottor Marv non è qui. Immaginavo che Foxhound avrebbe usato un trasmettitore tanto remoto. Il vostro gruppo usa tecnologie pateticamente obsolete. Lo sapevo. Oddio, chi è? Black Ninja. Sono Black Ninja, un ex componente delle forze speciali per gli ambienti extraterrestri della NASA. Attenzione, abbiamo un po' di intro che torna. È effettivamente ex gente di roba importante. E adesso vediamo quanto è veramente forte il gruppo di intervento segreto più famoso del mondo. Fammi vedere quello che sai fare, Foxhound. Può teletrasportarsi il Fra? È molto veloce. E lanciare le stelline ninja. Kojima. Kojima sicuramente nei successivi capitoli diventerà un po' più serio, non farà queste cose un po' camp, però... No, all'epoca, no, assolutamente. All'epoca i nemici strani li faceva. Cioè lui andava a tirare le stelline ninja agli alieni? No, no, ma poi si inseriosisce, però insomma... È bello. Signore, che mi dai consigli? Godo! The Pain! Black Ninja! Nessuno ne aveva mai sentito parlare fino a 2 anni fa. Il suo passato ci è totalmente sconosciuto. Credo si tratti di una specie di ninja ad alta tecnologia sviluppato dal Dipartimento per gli Ambienti Extraterrestri della NASA. È rapidissimo ed è in grado di sferrare attacchi alla velocità della luce. Ricorda che non è uno scafato veterano come noi, ma semplicemente un tipo in gamba, un astro certo, un coglione di fatto. E tira solo i kunai ai marziani. Ed è proprio per questo, ed è proprio questo a renderlo un avversario molto difficile da sconfiggere. Quando affronti un professionista, sai quali saranno le sue prossime. Ma è Pardini che parla del perché perde. Nel caso di un novellino, invece, è molto difficile prevedere come si comporterà. Per adesso limitiamoci a vedere cosa sa fare. Sei bravo a osservare cosa fanno gli altri, no? Conto su di te, cowboy. Passo e chiudo. Grazie, Kassler. Il bello è che in realtà non ti ha detto niente. No, mi ha detto solo guardalo. Cosa che, sinceramente... Ma vaffanculo. Allora, evitare i suoi colpi è facile. Devo predictare dove arriva, però. Secondo me devo punirlo mentre fai teleportini. Magari sparando nella giusta direzione. Perché finché è nella scatolina non so se gli faccio male. Non l'ho preso. Forse è immune allora quando sta tutto teleportato. Cazzo. Beh, le reazioni fortunatamente ne ho diverse. Se lo prendessi a pugni? No. Io devo colpirlo mentre spara. Però mi prende. Niente. Proviamo un altro approccio allora. Vaffanculo, sbaglio tasto. Continuo a sbagliare tasto. Beh, penso che il checkpoint sia qui. Sì, c'è ancora una cosa che non hai provato, ma che hai detto ad alta voce. Ok. Che non mi sembra tu abbia fatto, poi vediamo. Magari mi sono distratto anche con la chat nel momento in cui l'hai provato. Ci sono. Cioè, proviamo a crouchare. No, questo no. Beh, ci carino. Vede. Però quello che fa lui puoi farlo anche tu. A parte il teletrasporto, intendo. Aspetta, aspetta, fammi ragionare. Sì, sì.
La prendi da solo la reazione in questo gioco? Sì. E se sparassi da qui? Bravo. Okay. Bravo. Lui scappa solo se ti avvicini a lui. Se stai lontano, no. Quindi certo, le casse sono la chiave. È carino che al posto di essere straightforward, già questa boss fight è più tattica rispetto alle altre. Molto figa. Io pensavo il proiettile venisse assorbito. Mm-hmm. Ma ha senso se passano gli shuriken. Esatto. Ok, si viene consumata in automatico. Ok, è nel rosso. Aspetta però, non voglio morirci. Fuck, era troppo rischi. È morto. Snake. Chi sei? Come fai a conoscere il mio nome? The plot fucking thickens. Siamo passati da Machine Gun Kid a boom. Merda. Che cosa? È per questo che il suo passato è ignoto. È apparso dal nulla perché 2 anni fa hanno preso Schneider, sì, non lo hanno ucciso, lo hanno trasformato in Black Ninja. Esattamente. Merda. Ma contro la sua volontà. Chiaramente. Sembrerebbe. Sono io, Schneider, Kyle Schneider. Ti ricordi di me? Schneider, ma tu facevi parte della resistenza di Outer Heaven. Ma io credevo che ti avessero ucciso. Ci sono molte cose che non sai, Snake. Stavo per essere ucciso, è vero, ma non da loro. Da te e dal tuo paese. Uff. 1990, MSX2, bene. Ho il cervello liquefatto in questo momento. Boh, vabbè. Ma che stai dicendo? Snake, dopo che distruggesti Metal Gear, la NATO sferrò un devastante bombardamento contro Outer Heaven. Non pensarono a noi combattenti della Resistenza, né ai bambini di Outer Heaven. Non ebbero alcun riguardo per nessuno di noi. Quindi in realtà il tempo da comprare per Big Boss era finito in ogni caso. Stavano per raderli al suolo. Se avessero avuto il Metal Gear, ovviamente no, non potevano. Eh no, certo. Una volta distrutto il Metal Gear, infatti tu scappi dietro praticamente un fungo nucleare, che in realtà è il bombardamento. Io pensavo fosse esploso il Metal Gear. Ma Kojima le fa queste cose. Le fiamme non ci diedero scampo, la maggior parte di noi morì come animali in gabbia. Io non posso crederci. Pensa alla situazione. I bambini che abitavano Outer Heaven erano orfani di guerra e profughi provenienti da tutto il mondo. Quindi Outer Heaven era un paradiso. Un posto anche per riparare la gente dalla guerra. Profughi provenienti da tutto il mondo e orfani di guerra. Aia. Non erano solo dei conquistatori. Erano un peso. E la NATO non voleva averci niente a che fare. Boh. No. Per loro tu non sei diverso. Si scorderanno anche di te, vedrai. Lui invece era diverso dagli altri. Lui chi? Bravo Snake, lui chi? Di chi stai parlando? Venne e ci salvò dalla distruzione. Quello che lo ha trasformato in Black Ninja. Ci perdonò per quello che avevamo fatto.
Ci diede una nuova terra che diventò la nostra casa. Ci rese parte di una nuova famiglia. Ha fatto questo, ma allora vuol dire che... Snake, presto capirai che uomo meraviglioso che è. Io non penso che sia Big Boss. Non credo almeno. Cioè, li ha salvati dalla distruzione. Lui stava scappando. Sembra una cosa che è successa in quel momento. Mm-hmm. Snake, io mi sento in debito con te. Non ti porto rancore. Ti dirò dove si trova il dottor Marv. Lui avrebbe voluto che io lo facessi. Trova l'uomo che sorveglia la cella dove è rinchiuso il dottor Marv. Segui quell'uomo. Ti condurrà dritto alla cella. Lo riconoscerai facilmente perché indossa un berretto verde. Credo si trovi al primo piano, hai capito? Indossa un berretto verde. Segui l'uomo che indossa il berretto verde. È esploso. È esploso. A quanto pare, trasformandolo in Black Ninja, avevano anche fatto sì che esplodesse qualora fosse stato sconfitto. 28 box di dialogo, Francesco. Cioè, vorrei farti notare... No, ma poi... Cioè... Appena ho letto Snyder mi si è accapponata la pelle. Io i brividi. Cazzo. Cioè, tu pensa, io sono Machine Kid. Più. Sì, invece ora loro qua drop. 28 dialoghi, denuncia alla NATO. Qualcuno li ha salvati dopo la distruzione del Metal Gear. Boom. Cioè, merda. Boss sostanza... fight stratificata. E oh. Prima di chiudere, facciamo debriefing di quello che è appena successo. Vai. Quindi... noi distruggiamo il Metal Gear nell'uno. Non appena la NATO sa che il Metal Gear è disattivato, ma questione veramente di poco, perché noi scappiamo e c'è il fungo atomico. Ok? La NATO dice ok, ora possiamo, non possono rispondere le merde, ok? Sì. E il tizio accanto a quello che deve premere il tasto rosso, ma signore, ci sono dei bambini. Esatto. E dei profughi. E sti cazzi. È così. E hanno pigiato. Ok? Sì, è così. Ma infatti saranno morti tantissimi bambini innocenti. Innocenti non tutti magari, ma comunque i bambini sì. Ma loro dicono è il male minore. Esatto. Perché radiamo al suolo Outer Heaven e con lei tutto il resto. Certo, sì, così non può rinascere dalle ceneri. A quel punto però arriva un uomo incredibile. Sì. Che li ha salvati. Alcuni sopravvissuti. Ma non credo sia Big Boss. Allora, perché una... altrimenti ce lo chiamerebbe Big Boss. Una opzione è chiaramente Big Boss. Sembra che comunque Snake abbia un secondo un dubbio. Anche lui perché fa... Ma allora, cioè, in effetti ha dei dubbi. Però è anche molto, molto lecito e intelligente dire ma aspetta... È vero, lui nel cliffhanger ha detto di essere sopravvissuto, però... Boh. Cioè, questo non ci certifica... No, non ci certifica. ...che Big Boss sia la persona che li salva. No. E trasforma... È in grado di trasformare la gente in qualcos'altro. Cioè, di dare tipo dei... Non voglio dire superpoteri. Però comunque delle abilità... Snyder non era un ninja. Diventato in 2 anni e l'hanno preso alla NASA. Sì, no, esatto, avranno fatto qualcosa. Gli avranno fatto qualcosa, certo. E se fosse Grey Fox, scrivono dalla chat? No! Questo è proprio... Cioè, è completamente impossibile perché c'è già una chiarezza senza dubbi. Nel senso, è Snyder. Grey Fox non è Snyder. No, è l'uomo. Ah, diciamo. Perdonatemi. Perché no? Però Grey Fox ha il vantaggio di poter essere nominato nelle opzioni in quanto non si sa che fine ha fatto. Questo è vero. Che sia, in quanto molto competente, magari avendo odorato la merda, scappato prima del confronto con Big Boss e poi li abbia salvati? Questo è possibile, sì, è possibile. È un'altra opzione. È un'altra opzione. E la terza opzione è un personaggio nuovo. Esatto, abbiamo Big Boss, sopravvissuto, incazzato come una faina. Grey Fox... E terzo personaggio. Ci sta? Ci sta. Però la cosa forte
di questo finale mm-hmm. è che Schneider, un uomo della resistenza, quindi che nonostante le avversità resisteva al potere di Outer Heaven lì a insomma nel Sudafrica, eppure amava quest'uomo che l'ha salvato. Sì. Totalmente ha abbracciato sì. questa corsa alle armi di Zanzibar Land, nonostante sia praticamente far la guerra in un mondo di pace. Era mosso da riverenza. Questa cosa per me è fondamentale, la parte più importante del dialogo. Lo è anche Snyder perché ti aspetteresti... non è un prigioniero. Esatto, ti aspetteresti che sia stato costretto a tutto, che magari abbia avuto un'influenza di droghe o di chissà quale tipo di coercizione. Minacce. Esatto, e invece no. Invece mi ha detto vedrai che uomo straordinario è. Sì. Cazzo, figo. Infatti questo era anche il finale che avevo in mente per te a priori stasera. Il primo boss è proprio vedere tutto il necessario per capire Metal Gear 2. Tanta roba. Torna indietro a un sì, caricamento. Per salvare. Sì. Non lo trovo qui, vero? Andando avanti. Prova, non mi ricordo se c'è un caricamento direttamente qua. No. Non direttamente. Beh, però è vicino. Sì, sì, basta ah. che basta che vai Ma a fare. Posso abbassarmi? Non... No. Fuck. No, infatti ricordavo di no. Però è stata una bella idea. Tuttavia avrebbe rimosso il design dell'oggetto e quindi certo. ha pensato di non... Ha senso. Il gas molto più sopportabile così, devo dire. Sì, 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 sì. Assolutamente. No, ho sbagliato. Basta. Ok. Qualunque piano. Sì, anche perché abbiamo da aprire una porta qua. E ora? Però cazzo, abbiamo finito. Esatto, ora salva la partita però. Ora salvo la partita. Che figata. Episodio 1. Mazza boom, che boom. Primo episodio e mazza che... botta in testa sta cosa di Schneider inaspettata, clamorosa. E però allora ne parliamo giovedì, ma ci potrebbero essere proprio delle persone geneticamente modificate al di fuori del concetto dei cloni che sapevo. No, certo, certo, è possibilissimo, o meglio dipende da quanto sfocia nel fantasy, perché lo possiamo scoprire soltanto giocando, soltanto andando avanti, soltanto vedendo certo. quello che accadrà. Ma potrebbero essere o cyberpunkate, quindi esperimenti, migliorie e forzature biologiche, certo. o mutazioni vere e proprie. Aspetta, voglio farmi passare l'allerta. E dai. Ah, l'angolo cieco. Bene. Fatto. Bene, bene, bene. Gran finale. Quindi, amici miei, dobbiamo, anzi devo, abituarmi meglio alla nuova visione dei personaggi. Mm-hmm, mm-hmm, ho ragionato mm-hmm. per tutto l'episodio in Metal Gear 1 e questo mi ha portato a essere scoperto molte volte. Anche se essere scoperti è meno frustrante dell'uno, perché ti puoi nascondere. Sì. Il gioco è enormemente evoluto. E devo stare costantemente attento alla mappa e alla minimappa, dove sono e dove si illuminano i puntini. E mi ci abituerò. È un gameplay... ovviamente evoluzione del primo, ma anche molto diverso. Quindi piano piano esatto. ci arriverò, poi ci sarà il passaggio al 3D, che quindi probabilmente sarà un altro trauma. Oh, oh. E poi da allora immagino che sarà un po' più semplice, tra mille virgolette, mm-hmm, mm-hmm. aggiungere un mattoncino alla volta. Prossima live giovedì ore 21:30. Precisamente. Carichi. Mike, grazie mille della puntata splendida. Grazie a te, stupenda. Ancora qualche...
settimana, in realtà due, con Metal Gear MSX e poi si vola su Metal Gear Solid. Ma aspetta che Konami non vuole che io saluti, ecco. Ma la strada è ancora lunga e questo gioco sembra anche a livello di profondità narrativa andare subito a toccare dei tasti del plot twist che prima, esatto, invece, che prima non c'erano con questa velocità. Very good. Buonanotte, serata. Mike, a giovedì. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ovviamente puntata divina, ragazzi, totale divina serata, incredibile. Sì, John stava già costruendo Zanzibar da un pezzo. Sì, ovviamente, la differenza tra V e John qua è stata retroattivamente resa evidente. Cioè, bellissimo. Ricordatevi che V parla poco, anche perché è il giocatore. E perché Big Boss nell'uno parla poco. Ragazzi, Kojima ha la testa. Il Big Boss che ti chiama in radio Metal Gear non è V o John? È V. È sempre V. Big Boss non si vede, cioè canonicamente non si vede. È una cosa retroattiva, ma non si vede. No, anche in radio, assolutamente anche in radio. 100% sempre lo stesso. Ma certo che al tempo non ci aveva pensato, ragazzi. Per carità di Dio. Certo che no. Ne riparleremo dei fondi, ma è molto semplice, eh? Al di là dei Diamond Dogs, di quello che poi comporta la Legacy. Ma la Legacy viene poi... ci sono fior fior di cassette a riguardo, in realtà. Ne riparleremo. La Veteran è appena cominciata. Nel 2 è John, certo, certo. Nel 2 è John. E infatti schioppa, cioè. Ne riparleremo, ne riparleremo. Fate i bravi, fate i bravi. Siamo solo all'inizio. Buonanotte.